Vi chiedo anche o di spegnere i telefonini cellulari o comunque di metterli in posizione silenziosa. Grazie. Grazie, grazie per queste presenze così autorevoli che sottolineano il carattere internazionale di questa nostra iniziativa ed il rapporto tra le nostre università e le università dei paesi africani. La nostra sessione conclusiva inizia con una tavola rotonda dedicata a quello che è il ruolo delle università e dei centri di ricerca per una nuova cultura della prevenzione. Un tirar le fila dai lavori di questi giorni è un'apertura alle prospettive e all'impegno che le università hanno già, ma intendono e devono sviluppare.
Presiederà questo primo momento di lavori il professor Teodoro Valente e do subito a lui la parola perché coordini questa iniziativa e questa tavola rotonda. Grazie Presidente, buongiorno e benvenuti a tutti anche da parte mia. Permettetemi in premessa di portarvi i saluti calorosi del magnifico rettore Eugenio Gaudio di Sapienza, che per un imprevisto impegno oggi non è riuscito ad essere con noi. E vorrei, prima di dare inizio ai lavori, chiamare i relatori di questa sessione e li invito a salire sul palco. La professoressa Paola Inverardi aprirà l'intervento, che è la magnifica rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila. Avrà qualche momento di ritardo, per cui chiamiamo il dottor Francesco Vissali, che sostituisce il professore Eugenio Coccia, direttore del Gran Sasso Science Institute. Buongiorno, benvenuto. Prego, si accomodi. Dunque, abbiamo assistito ad un forum che ha toccato delle tematiche impegnative, ampie, importanti, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista sociale, e consentitemi di dire, per lo sviluppo di una società che possa essere considerata una società inclusiva, informata, cosciente e cooperativa, con un'attenzione prioritaria alle collaborazioni di natura transnazionale. Come diceva il Presidente Mirabelli, è arrivato il momento della sintesi con i relatori oggi presenti, e direi una sintesi più che puntualmente scientifica o disciplinare, una sintesi di natura metodologica, una sintesi di natura prospettica, come si conviene ai nostri relatori che rappresentano delle grandi istituzioni. Se abbiamo a mente le università, per quanto riguarda le università è noto che, seppur in maniera, come dire, molto categorica, le tre missioni sono la didattica, quindi la formazione sui vari livelli, la ricerca, sia essa una ricerca fondamentale o una ricerca traslazionale, la terza missione, quindi appunto i rapporti con la società, e sentiamo sempre più frequentemente parlare di public engagement o di ricerca responsabile. Con un occhio ai centri di ricerca, sempre in questa estrema sintesi e schematizzazione, ricerca e terza missione rappresentano le aree di maggiore attenzione, ma fortunatamente le collaborazioni tra università e centri di ricerca sono ampie, consolidate, trasversali, anche perché risulta un pochino complesso pensare di fare della buona didattica a qualunque tipo di livello, la stessa si inquadri, senza avere un contatto diretto con la ricerca e con le ricadute della stessa. E quindi, come dire, un tema di fondo, sempre nell'ottica conclusiva, poi i nostri relatori ci racconteranno anche le esperienze delle loro singole istituzioni, è in entrambi i casi, sia che si parli di università, sia che si parli di ricerca, che cos'è che possiamo fare di più, oppure che cos'è che possiamo fare in modo più efficiente o più efficace, come possiamo supportare una corretta informazione, le tematiche della sostenibilità, come possiamo fare in modo che il valore della cultura, il valore della memoria storica rappresenti un faro, una linea guida per azioni che non sono azioni solo contingenti, ma che sono azioni prospettiche, anche e soprattutto nello sviluppo delle collaborazioni internazionali, e con particolare riguardo ai colleghi rettori, ai rettori delle università africane, quindi al mondo diciamo che oggi è qui rappresentato. Come possiamo, in sintesi, come dire, trasmettere il messaggio forte dell'importanza
dei valori che uniscono piuttosto che di quelli che dividono. E la scienza è per sua natura aperta a tutti e quindi lascerei la parola al nostro primo relatore che ci racconta le esperienze del Gran Sasso Science Institute. Grazie. Grazie, grazie moltissime. Per prima cosa porto i saluti del nostro rettore Eugenio Coccia, che è impegnato a New York per impegni precedenti. Io sono Francesco Vissani, sono un professore al Gran Sasso Science Institute e ho lavorato a lungo e ancora lavoro con il laboratorio del Gran Sasso. Quindi, come sapete, il Gran Sasso Science Institute è l'ultima università nata in Abruzzo e forse in Italia, ed è nata a seguito dell'evento drammatico del terremoto del 2009. Gli eventi li conosciamo e quello che abbiamo visto è che questa iniziativa favorita e promossa dall'OCSE e da varie altre realtà internazionali e dallo Stato italiano ha poi dato una spinta in avanti forte nella ricostruzione e anche nella rinascita del territorio aquilano. Quindi avete visto tutti i risultati che abbiamo avuto con la ricerca delle onde gravitazionali e con vari dei nostri ricercatori. E quello che diciamo direttamente facciamo per la ricostruzione è utilizzare gli strumenti del nostro lavoro quotidiano, cioè gli strumenti matematici e quelli informatici, per una serie di azioni di monitoraggio e di previsione. E abbiamo avuto le relazioni, che richiamo brevemente, di Marco Modica, di Roberto Aloisio e di Ivan Demitri, alle quali rimando, che riguardano la prevenzione delle vulnerabilità sismiche e che prevedono l'adesione del Gran Sasso Science Institute a una rete di iniziative che si chiama REDI, da Recovering Natural Risk Disasters, che ha come capofila l'Università di Camerino, ma che vede coinvolto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e per l'appunto il Gran Sasso Science Institute. Poi esiste un'iniziativa specifica invece del Gran Sasso Science Institute chiamato CUIM, che è Centro per la Modellizzazione Informatica dell'ambito urbano, che quindi studia l'impatto di un eventuale sisma sugli edifici, una volta che conosciamo il loro modo di reagire, abbiamo insomma quantificato il rischio, ed esistono anche degli esperimenti specifici, che faccio riferimento a quello descritto dal professor Demitri in USES. Quindi questo, se volete, è la nostra diretta azione sulla cultura della previsione. Ora, per andare dalla previsione alla prevenzione c'è, come vedete, ancora un passo in là, perché la previsione in qualche modo è l'aspetto intellettuale, la prevenzione invece prevede una parte attiva e in qualche modo con un coinvolgimento diretto, politico e attivo per l'appunto. Quindi il nostro contributo principale è quello per la prevenzione, e questo concetto di previsione per l'appunto, questo concetto della prevenzione che ha tipicamente una declinazione ingegneristica o medica nel linguaggio italiano, è qualcosa di più. D'altro canto, prima di tutto, il Gran Sasso Science Institute è una scuola di dottorato, è una scuola quindi che si cura di formare degli studenti, dei futuri scienziati, e tra essi abbiamo vari esempi di persone che contribuiscono direttamente a questo tipo di lavoro e di cultura. Faccio un esempio: c'è una studentessa di matematica, Valentina Meschini, che assieme al suo mentore, il professor Verzicco, che è un docente del Gran Sasso Science Institute,
ha appena prodotto un modello del ventricolo sinistro del cuore, quindi questo è un lavoro che coinvolge sia ingegneri che medici, quindi c'è una modellizzazione sia della parete del cuore, sia della fluidodinamica relativa al sangue e sia della parte di fisiologia. E questo lavoro è nato per capire il funzionamento delle valvole cardiache e per capire, diciamo, come ottimizzarne l'uso, e quindi questo è veramente prevenzione nel senso più classico. In generale il dottorato, quindi questi studenti cosa fanno? Loro sono, come sapete bene, giovani ricercatori, quindi dopo la laurea, dopo un concorso, procedono verso il mondo della ricerca o quello del lavoro. Un'altra iniziativa che il Gran Sasso Science Institute promuove riguarda invece la terza missione, che è stato poco prima menzionato, cioè, quindi, se volete, l'idea è questa, che dobbiamo partecipare direttamente alla vita della nostra società e non diventare, per l'appunto, queste torri d'avorio che qualche volta diventiamo come accademia. Quindi una delle iniziative più importanti è proprio questa, cioè il premio Asimov per la divulgazione scientifica, che è un'iniziativa che si rivolge alle scuole italiane. Quindi in questa iniziativa una commissione scientifica formata da dottorandi, quindi dai nostri studenti, da ricercatori e da persone coinvolte nella cultura italiana, che vedono, che so, giornalisti, scrittori ed altri, collaborano con gli insegnanti delle scuole italiane. Sono circa 100 le scuole coinvolte, incluso per esempio il liceo locale L'Einstein e la professoressa Clara Moschella, la preside dell'Einstein, Emilia Marchitto, Paola Scoscina, lavorano direttamente con noi, e questi professori selezionano un certo numero di libri che poi dopo vengono valutati e giudicati dagli studenti di scuola superiore italiana. In questo modo si sceglie il miglior libro di divulgazione scientifica. Questi libri, per esempio, vanno dal vincitore di quest'anno, che è Lamberto Maffei, l'ex presidente dei Lincei, al, che ne so, Peter Atkins, chimico, o Roberto Burioni, ben noto per il lavoro per le vaccinazioni in Italia. Quindi questo, diciamo, contributo è di nuovo legato alla una visione della cultura inclusiva. Ora vorrei concludere parlando invece dei rapporti tra il GSSI e il territorio e il mondo. Quindi, forse, riprendendo lo stimolo appena proposto, ricordo che sin dagli inizi, da 2000 anni fa, Archimede, scienziato italiano di Siracusa, scriveva ai matematici di Alessandria d'Egitto, quindi in Africa, no? Quindi già 2000 anni fa eravamo capaci di non farci fermare dalle barriere geografiche e di guardare in grande. Ecco, credo che in questo spirito molte iniziative e molte cose dovrebbero essere possibili e dovrebbero darci forza. Poi vorrei ricordare che il GSSI è solo una delle realtà scientifiche che sono nel territorio di questa nostra regione, assieme a, per l'appunto, nello specifico delle università e dei centri di ricerca che studiano temi simili. C'è, per l'appunto, l'Osservatorio d'Abruzzo, c'è qui il suo direttore, il professor Enzo Brocato, poi c'è l'Università dell'Aquila, che per l'appunto di cui ascolteremo a breve, il laboratorio del Gran Sasso, e vedo qui il suo direttore, il professor Stefano Ragazzi, e c'è un centro di ricerca anche a Pescara, l'ICRANET, diretto dal professor Ruffini. Cioè, io quindi, diciamo, è vero che lo spirito ecumenico nella ricerca
è una cosa auspicabile, però io non lo darei per scontato e penso che sarebbe bene procedere e agire nell'idea che diciamo, l'Abruzzo si qualifichi come regione della scienza. E per quanto questa cosa sembri un po' diciamo, ambiziosa, credo che sia, cioè, mi piace concludere questo intervento in questo modo e sperando che il GSSI contribuisca a questo progetto. Grazie. Molte grazie professor Vissali per il suo intervento, esempi virtuosi di come valorizzare la ricerca nell'ambito della prevenzione, di come impegnarsi nella divulgazione e ho notato una frase, due parole in realtà da lui pronunciate, ai fini di una cultura inclusiva che è quello di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno. Vorrei chiamare ora sul palco il padre Pedro Barrajón, che è il rettore dell'Università Europea di Roma. Buongiorno e benvenuto, padre magnifico rettore. Una domanda, e poi lascio ovviamente spazio all'insieme del suo intervento. Possiamo immaginare di fare qualcosa nello sviluppo dell'azione cooperativa con le università africane, anche a livello di conferenza dei rettori delle università italiane o di conferenze regionali dei rettori? Sì, buongiorno, grazie della domanda. Io rappresento l'Università Europea di Roma, che è una realtà universitaria molto giovane, che appartiene tra l'altro a una rete universitaria internazionale, soprattutto in America Latina, per cui il dialogo con altre realtà universitarie per noi è fondamentale per poter anche dare indicazioni a ciò che deve essere l'università in Europa, ma in genere nel mondo occidentale. Siccome la nostra università si caratterizza per voler fare ciò che diceva un documento emanato dalla Santa Sede anni fa, che le università sono un luogo di sintesi di saperi, e credo che questo si può fare dall'Europa, dall'Africa, da ogni continente, io ho voluto impostare il mio intervento avvalendomi del titolo di questo convegno, vale a dire la prevenzione come via allo sviluppo. E dunque in questo senso credo che ciò che io dirò, prevenzione e sviluppo integrale, possa valere per le università africane, che ringrazio della loro numerosa presenza e che sono i nostri fratelli nella ricerca della verità. Allora, sappiamo che la prevenzione è un concetto a carattere polisemico. Come può essere applicato a tutte le diverse sezioni che ha avuto questo convegno. Dunque si parla di prevenzione in diversi ambiti. L'etimologia della parola fa riferimento ad un arrivare in anticipo, prevenire, prima che qualche cosa di negativo possa arrivare. In questo senso si applica all'ambito della salute, con il conosciuto detto vale di più prevenire che curare. Ma è ovvio che potremmo applicarlo anche a numerosi altri ambiti ed è quello che questo forum ha cercato di fare. La prevenzione, dicevo, è via allo sviluppo e credo che valga la pena soffermarsi al concetto anche di sviluppo. Che cosa intendiamo quando parliamo di sviluppo?
la dottrina sociale della Chiesa, a partire soprattutto dalla nota enciclica Populorum Progressio di Paolo VI, un'enciclica come tante altre di questo Papa profetica, ha definito lo sviluppo, soprattutto lo sviluppo dei popoli. E qui entrano ovviamente i nostri fratelli africani, ma di altri tanti continenti. E diceva che lo sviluppo era riferito a coloro che lottano per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche, dell'ignoranza. Dunque, prevenire e agire prima che questi mali sociali arrivino. Fame, miseria, malattie endemiche, ignoranza. Paolo VI aggiungeva però un altro aggettivo alla parola sviluppo e parlava di uno sviluppo integrale dell'uomo e della società che andasse al di là del mero sviluppo economico. Per lui lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo deve essere integrale, che vuol dire che è volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Cioè lo sviluppo è per ogni uomo, ma deve arrivare a tutte le componenti dell'essere umano. Infatti una sana antropologia ci insegna che ogni uomo è chiamato vocazionalmente allo sviluppo personale ed egli lo realizza attraverso l'educazione e lo sforzo per raggiungere alla pienezza delle potenzialità proprie. Ogni uomo e i popoli sono chiamati a crescere e la prima forma di crescita è quella che riguarda l'umanità, il proprio essere. Che cosa significa questo? Che le università devono tenere presente sì la crescita della conoscenza, ma la crescita dell'essere umano in quanto tale. Diceva il Papa, avere di più per i popoli come per le persone non è lo scopo unico. Ogni crescita può essere ambivalente. Una falsa crescita potrebbe rinserrare l'uomo in una prigione quando l'avere di più diventa il bene supremo che impedisce guardare oltre. Questo concetto di sviluppo integrale è ripreso dalla Caritas in Veritate di Papa Benedetto. Questo pontefice segnalava che il rischio del nostro tempo è che all'interdipendenza di fatto tra gli uomini e i popoli non corrisponde l'interazione etica delle coscienze e delle intelligenze. Questa idea, che è molto profonda e molto vera, all'interdipendenza dei popoli non corrisponde l'interazione etica e della coscienza e dell'intelligenza, dalla quale possa emergere come risultato uno sviluppo veramente umano. Si tratta pertanto di cogliere l'aspetto etico e antropologico delle nuove sfide che si affacciano sul panorama della cultura e delle società e iniziare una profonda riflessione di tipo etico che possa penetrare meglio il senso dato a determinate forme di sviluppo. Questo pontefice diceva: solo la carità, illuminata dalla luce della ragione e della fede, rende possibile conseguire obiettivi di sviluppo dotati di una valenza umana e umanizzante. Il progresso tecnico e le mere relazioni di convenienza non assicurano automaticamente il vero sviluppo. Dunque, se prevenire in funzione dello sviluppo, interessante e importante capire che sviluppo vogliamo. Vogliamo andare verso l'abisso? E la prevenzione è giustamente evitare questa catastrofe, della quale alcune lo hanno criticato al Papa Francesco quando nella Laudato Si ha parlato di una catastrofe ecologica che si può ripetere in altri ambiti. E dunque la prevenzione è
evitare questi rischi che sembrano lontani, ma che quando arrivano forse è troppo tardi. Allora io segnalo 9 ambiti dove credo che le università europee, africane, asiatiche del mondo intero possono iniziare una riflessione e un'azione di prevenzione per lo sviluppo integrale dell'uomo. Primo, l'università potrà sempre garantire come sua missione la promozione della conoscenza umana. Si è all'università per capire di più, per sapere di più, per rendere attuale questo aude sapere. Ma questo sapere e questa conoscenza non possono essere mai slegati dal bene integrale della persona né dal bene comune. Questo aude sapere della missione universitaria dovrà sempre essere vincolato alla persona. Il concetto di sviluppo integrale è importante nel concetto di sviluppo della conoscenza, di crescita della conoscenza. Dunque, primo punto, dove le università devono agire è che la conoscenza, che è un'attività della persona, non può essere slegata dalla persona stessa. Secondo punto, per poter prevenire le università, l'università deve stare un passo avanti al resto della società, nella comprensione del futuro. L'università deve saper guardare di più, più orizzonti più larghi, cercando di capire i vettori culturali, sociali, tecnici, scientifici che configurano la crescita attuale per poterli indirizzare in una giusta direzione e in questo modo mettersi di più al servizio dello sviluppo integrale. In questo senso le università diventano un laboratorio della comprensione del futuro, che non sia in discontinuità né con il presente né con il passato, ma aiuti l'uomo e la cultura a orientare la ricerca in quelle direzioni trainanti che danno più valore allo sviluppo integrale. Terzo punto, dunque, secondo punto, il ruolo dell'università per prevenire catastrofi che vadano contro lo sviluppo integrale della persona è essere capaci di stare un passo avanti in ogni settore del sapere. Terzo, l'università deve essere il luogo della formazione di quelle generazioni che potranno orientare la società del domani per sentieri di pace. Le università sono luoghi dove si semina la pace, sapendo però che l'opera della giustizia è la pace e l'università dovranno dare quelle priorità che possano garantire una maggiore giustizia sociale, che a sua volta potrà garantire una pace futura tra i popoli, senza la quale non si dà lo sviluppo umano integrale. Dunque, le università prevengono cercando qui costruire la pace in tutto ciò che l'università, come si diceva prima, nell'ambito della didattica, ricerca e servizio, deve fare. Quarto punto, l'università è il luogo dove si comprende la dimensione integrale dello sviluppo che include l'attenzione all'ambiente e all'ecosistema. E nel mondo universitario, con le sue peculiari attività, dove si previene di questa possibile, evitabile adesso, catastrofe ecologica. L'università è chiamata a formare una sensibilità nuova di fronte all'universo creato e all'ambiente, che possa diventare questo ambiente una casa comune, abitabile e accogliente. Questa nuova sensibilità dell'umanità in relazione al creato deve essere favorita nelle università e qui si devono prevenire queste possibili, ancora evitabili, catastrofi. Quinto,
l'università dovrà prevenire contro forme di fanatismi e di riduzionismo che creino visioni unilaterali e distruttrici dell'umanità, per cui si presenta l'università come un foro privilegiato di dialogo sincero, aperto e costruttivo, di condizioni indispensabili per garantire una ricerca sana della verità che apra la mente e i cuori alla diversità, senza però perdere la necessaria considerazione della propria identità. In questo modo si previene contro diverse forme di intolleranza che rendono possibile la convivenza umana. Credo che questa citazione latina che abbiamo qui del secolo XIX, si dice che l'università è un luogo dove c'è uno spazio di libertà, c'è uno spazio di tolleranza, c'è uno spazio del dialogo. Ma se noi vogliamo che i popoli dialoghino, dobbiamo fare che le università del mondo intero siano luoghi di dialogo. Sesto, le università, pur aprendosi alla totalità, dovranno essere fucine di creatività ad ampio raggio che diano risposte globali a questioni, quesiti e situazioni future che potranno mettere a rischio lo sviluppo integrale dell'umanità. Ogni scienza e sapere è di per sé soggetto ad una crescita continua. L'immobilismo conoscitivo è contrario al dinamismo del sapere umano, aperto come tale all'infinito. La creatività deve dunque caratterizzare l'ambiente didattico di ricerca e di servizio che offre l'università. Dunque, la parola che usava il Papa Benedetto, alcuni magari non può piacere per la prima parola, soprattutto minoranze creative, diceva riguardando alla Chiesa che la Chiesa del futuro lui la immaginava che si poteva ricreare attraverso minoranze creative. Le università in questo senso devono essere aperte a tutti, non devono essere luoghi di elitismo, ma devono essere luoghi di creatività. Creatività. E credo che questo debba essere favorito dovunque. Settimo, l'università non può perdere l'orientamento verso l'essenziale, e anche se deve prestare attenzione al frammento nelle singolarità delle scienze, non può rinunciare alla costruzione di un'unità del sapere che sfoci in una vera e propria sapienza e che permetta di conservare sempre lo sguardo all'humanum e non perdere di vista l'essenzialità della realtà. In questo modo si previene di una frammentazione del sapere che non è capace di offrire necessarie soluzioni di tipo etico alle nuove questioni che impongono lo sviluppo delle scienze. Dunque l'università è un luogo dove si considera il frammento, perché ogni scienza ha un alveo, ma dove non si perde di vista l'unità. E questo mettere insieme il singolo e il tutto è proprio della sapienza. L'università deve recuperare il carattere sapienziale che caratterizzò la sua nascita nelle università, tra l'altro grande parte italiane. Otto, nel rispetto della doverosa separazione tra laico e profano, le università non potranno rinunciare al loro ruolo di mediazione anche nel dialogo interreligioso. Un clima di apertura e rispetto all'altro, di ricerca del bene comune e sociale, sono il requisito indispensabile per un fruttuoso interscambio di progetti comuni e di volontà di pace, che potranno prevenire confronti a carattere religioso che potrebbero essere letali per l'umanità. E penso che le università in questo senso devono anche aiutare a questo dialogo tra le religioni, cercando che le religioni, che hanno anche altri ambiti di dialogo, possano anche attraverso canali di razionalità, di tolleranza e di apertura al diverso, nel rispetto delle proprie identità,
creare condizioni di un dialogo anche interreligioso. E finalmente l'università è il luogo dove si prevedono le conseguenze tecniche, umane, sociali, antropologiche dell'era digitale nelle sue numerose declinazioni. Temi come quello dell'intelligenza artificiale, del trans e post-umanesimo, le sfide del mondo della bioetica e delle trasformazioni a cui sono sottomessi il ritmo della vita, dell'educazione, della cultura, della tecnica e che hanno un decisivo impatto antropologico, sono temi a cui l'università dovrà dedicare le migliori energie e risorse. L'unica diversità, l'università non potrà rinunciare ad assumere una propria leadership nel mondo culturale, nell'uso adeguato dei nuovi mezzi digitali e di comunicazione. E dunque l'università non può non considerare questi temi che sono a cuore nella cultura di oggi. E per terminare vorrei semplicemente offrire questi spunti di alcuni settori dove noi possiamo considerare l'azione e il ruolo dell'università in un mondo che previene e aiuta lo sviluppo umano integrale. Grazie. Molte grazie per l'intervento. Riassumiamo in estrema sintesi la prevenzione per lo sviluppo integrale dei popoli nel bene comune. Invito a salire sul palco il direttore dell'Egyptian Academy di Roma, il professor Jihan Zaki, e chiedo scusa se la pronuncia non è corretta, per l'ultimo intervento di questa sessione. Non c'è. Molte grazie. Le chiedo la cortesia di un po' di sintesi e in arrivo al Presidente. Grazie. Merci Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très fière et je me sens très flattée d'être dans cette magnifique université de Teramo. Merci Monsieur l'Ambassadeur Giorgio Marapodi pour qui est la vraie locomotive derrière tout le travail fantastique qui est accompli depuis 3 jours. Je tiens également à remercier le ministère des Affaires étrangères, donc le pilier du travail, l'université de Terrebonne que je découvre pour la première fois. Merci Monseigneur, parce qu'on s'est déjà vu à Rome et il a lancé un accueil chaleureux. Et donc si mon prédécesseur a parlé de dialogue et de connaissance de l'autre, justement, donc c'est avec des initiatives du genre que justement on arrive à découvrir un côté de l'Italie qu'il faut vraiment des initiatives du genre pour l'avoir. Je retiens des interventions de mes prédécesseurs dans cette séance de clôture des paroles très importantes que l'université, étant moi-même professeure d'université et actuellement directrice de l'Académie d'Égypte à Rome, qui est la plateforme égyptienne certes, mais africaine aussi, une fenêtre d'art, de culture, de dialogue africaine en plein cœur de la Villa Borghese, et que je crois qu'elle a un rôle à jouer auprès des programmes africains, aussi bien à l'université, aussi bien au ministère des Affaires étrangères, qui actuellement est très très actif sur le programme Afrique, et aussi bien avec l'ICROM. Je suis très fière d'être membre du conseil de l'ICROM avec la présence exceptionnelle de Monsieur le Directeur Général Weber Ndoro ici dans la salle. Il y a un programme africain qui est très important, élaboré donc sous vos yeux et pendant les 2 derniers jours avec la présence des distingués recteurs des plus grandes universités africaines que je tiens à saluer précieusement, parce que j'imagine avec leur agenda surchargé que pour se déplacer c'était pas une mince affaire, mais je tiens quand même à les saluer et à dire que c'est vrai que Paris
la capitale de la lumière à l'UNESCO, mais je pense que l'Italie et Rome en particulier sont aussi, ont de la chance d'avoir l'ICROM. C'est des institutions internationales qui aident justement et qui constituent la toile de fond pour tout le travail de la connaissance de l'autre, du dialogue, de la tolérance, de l'humanité, de justement, comme a dit mon prédécesseur, ce sont des lieux et des espaces de dialogue, des espaces où nous devons, nous incombe le rôle primordial avec tout ce qui se passe autour de nous sur le plan politique. Je crois que c'est le temps de faire intervenir la culture, l'art, la connaissance de l'autre. C'est maintenant ou jamais. De toute façon, notre rôle se joue maintenant. Comme on dit en anglais, time is now. Et j'y crois vraiment. Je vois que tout le monde s'active. Monseigneur a fait une intervention précieuse à Rome au sein du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Marapodi, qui fait un travail excellent sur un plan professionnel, mais aussi sur un plan humain, parce qu'il va connaître les gens. Et ça, ce n'est pas le travail des ambassadeurs qui s'exécutent derrière les bureaux, mais de sortir de là et d'aller vraiment sur le terrain, parce que j'y crois aussi que le travail de la culture, c'est un travail qui s'effectue en grande partie dans la société. Ce n'est pas des programmes pour faire joli, pas du tout, mais c'est des programmes pour aller toucher les peuples et faire que les peuples se connaissent entre eux. La tolérance vient dans le stade après la connaissance. Si je ne vous connais pas, je vais certainement avoir une peur à l'intérieur. Et comme m'a dit Papa Francesco, il faut aller de l'avant senza paura. Et je pense que la connaissance est le meilleur instrument pour rompre la peur. Voilà, donc je respecte ce qu'a dit Monsieur le Président. Je ne vais pas être longue. Je vous remercie tous et je suis vraiment honorée d'être à Teramo. Merci beaucoup. Merci Monsieur Marapodi pour l'invitation. Et puis, bonne clôture de congrès. Merci. Merci e grazie a tutti i relatori di questa sessione per gli interessantissimi spunti che ci hanno offerto, per l'individuazione di azioni programmatiche concertate nell'ambito, oserei dire, del sistema Italia, nello specifico università e centri di ricerca di cui parliamo oggi, e su cui certamente lavoreremo per il rafforzamento e per lo sviluppo delle collaborazioni con i nostri fratelli delle università africane, come si diceva prima, per uno sviluppo integrale dei popoli. Lascio la parola conclusiva al Presidente Cesare Pisani. Grazie al professor Valente, grazie agli altri colleghi che sono intervenuti offrendo ulteriori stimoli di riflessione e sostegno a iniziative comuni delle università nello scopo di fondo di affermare questo nuovo indirizzo o rafforzamento dell'indirizzo a una cultura della prevenzione, che dà già qualche frutto come strumento di collaborazione, orientamento alla collaborazione. E difatti procediamo ora alla firma della dichiarazione di Teramo dei rappresentanti delle istituzioni universitarie e di alta educazione dell'Italia e dei paesi africani. Affido questo compito di raccogliere le firme al Direttore Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo, che ringrazio per la collaborazione, il sostegno, l'iniziativa, la possibilità di inserire in questo contesto l'attività dell'incontro dei rettori delle università dell'Africa, dei paesi africani. Giorgio Marapodi coordinerà poi anche gli interventi sulle università e i centri di ricerca per una cultura della cooperazione, una nuova cultura della cooperazione. Grazie Presidente.
Allora direi che forse possiamo cominciare subito con la cerimonia delle firme e chiamerei uno per uno per nome gli ospiti, i direttori, rettori e direttori delle università che sono qui presenti e inizierei con il professor Mouhamad Nabil Menouheri, direttore dell'Institut Vétérinaire dell'Université Blida 1 de l'Algérie. Chiamerei adesso il professor Maxime Dacruz, recteur dell'Université d'Abomey Calavi du Bénin. Professeur Gaogakwe Forano, directeur du département de national, Department of National Museum and Monuments of Botswana. Le recteur Apollinaire Bangayimbaga, recteur de l'Université de Ngozi, Burundi. Chiamo adesso il professor Tumba Ghislain Disasi, rector dell'Università di Mbujimayi, République démocratique du Congo.
Abbiamo adesso il professor o la professoressa Omana Rebecca Valo, rector dell'Université de Notre-Dame de Chumbe, République démocratique du Congo. S'il vous plaît. Et après, Jean-François Fohu, directeur du département de culture de l'Université de Senghor en Égypte. Please, professor. Professor, il professor Jean-François Fohu, già annunciato, direttore del Dipartimento di Cultura dell'Università Senghor in Egitto, e après, Mr. Michael Cachet, Gebre Mariam, del Collegio Abel Malo Agri in Eritrea. Prego anche di prepararsi lo dico in italiano perché so che parla italiano, il professor Omar Genao Patrick Andriambaoka, mi scuso per la lettura del nome, rettore della Università Iskamen della diocesi di Morondava in Madagascar. Prego poi di prepararsi il professor Marc Ravelonontoandro, rettore dell'Università Cattolica del Madagascar. Cerimonia carina, per cui direi che poi stringiamo sul panel. Professor Marc Ravelonontoandro, c'è? Professore, venga, please come. Et après, le professeur Nourzed Tlighi de l'Institut agronomique vétérinaire à Saint-le-Deuxième, Maroc. Professor Nourzed Tlighi, professore, and then professor the deanas, the associate dean Anna Mare della School of Veterinary, University of Namibia. Also ask the Pro Vice Chancellor Ellen Deshi Namila
of the University of Namibia to approach the podium. Please, Professor. I would also ask to Professor Ochule Edith Ekunke of the National Commission for Museums and Monuments of Nigeria to approach the podium. I would also ask Professor Danladi Yelduku Kuari, the Dean of the Faculty of Veterinary Medicine of the Borno State University of Maiduguri in Nigeria, please approach the podium. The next one will be le professeur Jean-Marie Vianney Gaizir, le recteur de l'Université catholique du Rwanda. After Professor Gaizi, I would ask Professor Fabienne Agenimana, Vice Chancellor of INES Ruwengeri, Rwanda, to approach the floor. Professor Mava Mavadada, Chief Executive Officer of the Robben Island Museum, South Africa. Thank you, Professor Agenimana. Professor Dada. And after Professor Mavadava that is approaching for the signature, I would ask the Chief Director Irvin Langeveld of the Heritage Promotion and Preservation Departments of Sports, Art and Culture from South Africa to reach the floor. Professor Langeveld, please. And then I would ask Professor Jan Mashiganzaidze, Chief Executive Officer of the Mandela Institute from South Africa, to approach the podium. Professor Vinazan Naidu, Dean of the Vet Science, University of Pretoria, South Africa, please, if you approach the floor, while Mr. Mashiganzaidze will sign the Teramo Declaration. Thank you. While Professor Naidu is reaching us, I would ask Professor Kamana, Professor Donatius
Sobue Kamana Kamamba of University of Dar es Salaam, Tanzania, to approach the podium. I would ask the Director General Abdel Fattah Etriki de l'École nationale de médecine vétérinaire de l'Université de Manouba, Tunisie, please. Ask Professor Mpungu John Bosco Katabazi, Professor of the San Baga International Major Seminary of Ngaba from Uganda, to reach us, to hear, please. And then chiederei ora al magnifico rettore dell'Università di Teramo, professor Dino Mastrocola, di avvicinarsi per firmare la dichiarazione di Teramo. Chiederei ora al professor Fabio Rugge, magnifico rettore dell'Università di Pavia e coordinatore della Commissione per la internazionalizzazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di avvicinarsi per la firma della dichiarazione di Teramo. Presidente. Chiedo ora, I would ask now to the director of ICROM, Professor Webbe Ndoro, Director General of ICROM, to approach the floor for the last signature of on the Teramo chart. Il privilegio di mostrare la carta con tutte le firme al Presidente emerito della Corte Costituzionale. Continuo io.
Beh, credo che adesso allora è il momento del panel finale che sul tema le università e i centri di ricerca per una nuova cultura, prima era della prevenzione, adesso una nuova cultura della cooperazione. Siamo alla fine di due giorni intensi di lavoro, aspettiamo il Presidente del Consiglio, credo che tiriamo le fila su un'attività, su una delle attività di questo secondo forum del Gran Sasso, che è stato un appuntamento molto importante. Io ieri ho avuto il privilegio di dire due parole alla radio dell'università e una delle cose che ho detto è che questo secondo forum del Gran Sasso, anche con l'inserimento di questo importante segmento, di questa importante partecipazione di 29 rettori delle università dell'Africa, dei paesi africani, ha posto Teramo in qualche modo al centro dell'Italia, ma anche al centro della cooperazione. E quando dico Teramo mi riferisco all'Università di Teramo, alla diocesi di Teramo, ma anche a tutto il tessuto della società, le sue istituzioni, il tessuto della società civile, delle organizzazioni non governative, un tessuto intenso, lo ha dimostrato, io avevo già fatto un'esperienza di quanto fa il territorio della città un anno fa, e ancora di più lo vedo oggi. I motori dietro tutto questo sono tanti, li abbiamo citati più volte, non lo rifarò oggi, però volevo fare i miei complimenti alla città di Teramo e chiudere cercando di trarre un po' un bilancio su questa, sulla parte cooperazione del foro del Gran Sasso. Lo farei chiamando il magnifico rettore dell'Università di Pavia, il professor Fabio Rugge, al podio per illustrarci lui il valore aggiunto delle università italiane nella internazionalizzazione di cui ha la delega nella conferenza dei rettori delle università italiane, ma anche la sua visione su dove andiamo nella cooperazione interuniversitaria internazionale dopo la firma di questa carta di Teramo. Professore. Grazie molte, un buongiorno a tutti, in particolare ai nostri ospiti africani. Il tema della cooperazione è un grande tema, può suscitare molte riflessioni approfondite, non ne farò nessuna. Solo un aspetto vorrei cogliere ed è questo: è bene, è necessario, è utile parlare di cooperazione in una cultura globale che spesso enfatizza in modo quasi maniacale la competizione, mentre è evidente che più cooperazione è necessaria perché vengano affrontate in modo adeguato le sfide planetarie e venga costruita passo dopo passo una cittadinanza globale alla quale affidare quel futuro. Solo questa considerazione e poi tre rapide indicazioni pratiche. La prima: noi come conferenza dei rettori delle università italiane e come singole università dobbiamo fare di più per presentarci in modo operativo, cooperativo e operoso alle università africane, non solo in altri continenti, ma anche in Africa. La nostra offerta di formazione e ricerca è poco conosciuta. Noi siamo molto lieti di ospitare studenti africani, ma vi segnalo che i numeri indicano che il nostro paese non è considerato come un paese di speciale interesse per la formazione da parte degli studenti africani. Abbiamo generalmente provenienze da singoli paesi che non superano le decine,
e solo nel Camerun c'è stata, per gli studenti provenienti dal Camerun c'è stata una curva che è salita, è arrivata fino a circa 300 iscritti l'anno, poi è cominciato a declinare. Noi invece possiamo e dobbiamo presentarci come un sistema maturo, ricco, interessante. Specialmente interessante, permettetemi di sottolinearlo, per il tema che voi avete affrontato in questi giorni. Il tema della protezione della natura, delle risorse naturali, del patrimonio naturale e del patrimonio culturale e artistico è evidentemente un tema in cui non solo noi siamo fortemente coinvolti, ma siamo fortemente impegnati e fortemente competenti. Dobbiamo farci conoscere di più dai nostri partner africani. Secondo punto, io credo che al di là di ciò che predichiamo, dobbiamo praticare di più la cooperazione e credo che questo si possa fare se noi responsabilizziamo come sistema le singole università. Cioè il sistema delle università italiane e naturalmente il Ministero, che da questo punto di vista è per noi il partner fondamentale, anzi noi aspireremmo ad essere partner del punto di riferimento che è il Ministero. Da questo punto di vista il Ministero potrebbe aiutarci a responsabilizzare singole università su progetti di gemellaggio con università africane. Una università italiana, una università africana. Attenzione, ci sono molte cooperazioni che si stanno sviluppando, riguardano però di solito individui, professori, studenti, gruppi qualche volta, sono cooperazioni, sono gemellaggi, direi cooperazioni a tempo, mentre io credo che dovrebbe stabilirsi una relazione durevole tra due università, perché l'osmosi, la cooperazione nei due sensi diventi reale, diventi efficace. Noi abbiamo frequentemente detto che la cooperazione non è più un sistema di aiuto e sostegno, ma è un processo osmotico di scambio bidirezionale. Questo però non si può fare se non troviamo un modo di rendere queste collaborazioni durevoli nel tempo. E questo si può fare solo responsabilizzando le dirigenze delle singole università. Terzo punto, terza proposta pratica, dobbiamo prendere atto della lezione che secondo me ci sta venendo dall'esperienza. A questo proposito di parlare al Ministero che è particolarmente sensibile, dobbiamo andare nella direzione di coinvolgere con le università i territori attorno. Guardate che le università, lo dico a tutti, lo dico a me stesso, stanno diventando sempre di più un punto di riferimento per il territorio. Quella relazione con il territorio che in molti degli anni passati noi cercavamo, ora l'abbiamo, ci cercano da tutte le parti perché si è capito che l'università è un punto di riferimento indispensabile. Allora in questa cooperazione noi dobbiamo mettere in gioco i territori di quelle università che coinvolgiamo e altrettanto dobbiamo fare con le università partner, sicché il gemellaggio diventi davvero un terreno aperto per scambi che riguardano tutte le diverse dimensioni di ciò che la conoscenza e la ricerca coinvolge.
Queste sono tre modeste indicazioni pratiche che nascono dall'esperienza, le ripeto, l'impegno dell'Italia a farsi conoscere di più, a fare conoscere il suo straordinario sistema di formazione, soprattutto nell'ambito della prevenzione e della tutela del patrimonio. Due, gemellaggi che assegnino alle singole università una responsabilità durevole nel tempo. Tre, coinvolgimento in questi partenariati del territorio come elemento vitale della collaborazione, della cooperazione. Grazie molto dell'invito, complimenti per queste giornate, noi vogliamo andare avanti. Grazie, grazie professor Ruggio, vorrei cogliere qualcuna delle idee che ha lanciato il professor Ruggio, perché lo ha fatto con la forza tipica delle idee semplici, perché parlare di gemellaggi, che è un linguaggio ormai da tantissimi anni entrato nella conoscenza comune per tante attività, e però quando si parla poi di gemellaggi di università, il riferimento che a me viene in mente è quello dei partenariati, che è l'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, perché dietro la parola partenariato c'è un monito, un invito a lavorare insieme e a lavorare su un piano di parità, ed è questo il messaggio, credo un messaggio importante che ricavo io da quanto ha detto il professor Ruggio. È un invito a lavorare come partner tra le università italiane e quelle africane, e soprattutto a far sì che questi partenariati diventino strutturali, quindi che non siano delle meteore, e soprattutto, come lei stesso ha detto professore, non siano legati alla volontà, all'iniziativa del singolo, che è sempre importantissima ed è quella che ci ha consentito di raggiungere grandi risultati, però abbiamo bisogno di far sì che tutto questo diventi sistema. Ci impegniamo a farlo per quanto ci riusciremo, e sempre proprio le idee semplici sono quelle forse più difficili da realizzare, però l'impegno è sincero. Chiederei adesso a Vito Borrelli di raggiungerci. Il dottor Borrelli è il vice direttore o vice capo della delegazione dell'Unione Europea in Italia, molto attivo sul territorio di tutto il paese nel fare diffusione, nel fare comunicazione di diffusione, outreach, come si dice, su quello che l'Unione Europea fa. Siamo in campo universitario, Vito, i risultati dell'Unione Europea sono tanti, cioè me ne viene in mente uno, il grande progetto Erasmus di cui si sono giovati non so quante migliaia di studenti italiani, tu forse hai dei numeri, purtroppo non era ancora un programma in vigore quando ho fatto l'università, io me ne sarei giovato volentieri, però sono stato in paesi dove la presenza di Erasmus italiani era davvero massiccia, quindi questa credo che sia una testimonianza importante, uno dei tanti risultati dell'Unione Europea. Vito, a te la parola. Molte grazie, e buongiorno a tutti. Autorità, rettori, amici, è un vero onore per me essere oggi qui a rappresentare la Commissione europea in questo straordinario evento che riunisce rettori e altri rappresentanti di università africane ed europee per discutere di temi di grande importanza oggi, come la cooperazione proprio tra il nord e il sud del mondo, lo sviluppo sostenibile, la prevenzione in tutte le sue sfaccettature, la valorizzazione dei patrimoni culturali e naturali, e tutto ciò in uno spirito di rispetto e conoscenza reciproca. L'Africa è un partner fondamentale dell'Unione Europea. Il partenariato Unione Europea-Africa si sviluppa
mediante dialoghi formali a vari livelli e l'attuazione di programmi e progetti comuni. Il quinto vertice Unione Africana-Unione Europea, che si è tenuto nel novembre del 2017 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, è stato incentrato proprio in particolare sul tema investire nella gioventù, che mi sembra sia poi molto vicino al tema di questo documento che è stato firmato oggi qui a Teramo, quindi mi sembra davvero molto in linea con quelle che sono le priorità politiche di entrambi i nostri continenti. Del resto, con una popolazione che dovrebbe raddoppiare da qui al 2050, passando dall'attuale 1,2 miliardi ai 2,5 miliardi previsti appunto per il 2050, per lo più giovani, il continente africano dovrà promuovere sicuramente sempre di più la creazione di lavoro, la crescita economica attraverso azioni di sviluppo sostenibile. E al centro dell'attuale discussione tra Unione Europea e Africa vi sono temi quali quelli appunto della crescita demografica, dell'emigrazione, dello sviluppo di capacità necessarie a entrare e ad essere più adatti al mondo del lavoro e naturalmente l'istruzione. Ed è su questo che vorrei sviluppare brevemente il mio intervento di oggi. L'Unione Europea sta infatti già mantenendo fede a questo impegno a favore di una maggiore cooperazione nel settore dell'istruzione con l'adozione di un vero e proprio programma panafricano che dal periodo 2018 al 2020 ha visto lo stanziamento di 400 milioni di euro. Due iniziative in particolare tra loro collegate che insieme coinvolgono 107 università africane di 41 diversi paesi, ma anche organi regionali, professori e studenti, sono in particolare Tuning Africa e HACA. Il primo progetto, questo Tuning Africa, è un processo collaborativo che mira a rivedere e ad aggiornare le competenze e le capacità necessarie in determinate discipline di studio e a rivedere e a mettere a punto dei programmi di studio che rendano la formazione degli studenti più adeguata e più rispondente a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro attuale. Quello che noi abbiamo chiamato anche a livello di Unione Europea the New Skills for New Jobs, no? C'è bisogno di nuove competenze, di nuove capacità per i lavori del futuro. Il secondo progetto a cui facevo riferimento, questo HACA, rientra nel quadro del Quality Assurance, dell'assicurazione di qualità e dell'accreditamento della qualità panafricano inteso alla definizione di standard e linee guida per la quality assurance nel settore accademico. Ma questi sono solo due degli esempi di azioni che l'Unione Europea ha portato avanti, in particolare con l'Africa. Ce ne saranno altre nei prossimi anni, tra cui una molto ormai sul punto di essere avviata, che è quella della creazione di un African Student and Alumni Association, un'associazione degli studenti e degli ex studenti africani, in modo che sia possibile dare una voce anche più istituzionale e più importante alle idee dei giovani nel discorso e nel dialogo appunto politico sul futuro della cooperazione accademica. E lo sviluppo anche di una maggiore professionalità nel settore della formazione professionale, sia per gli studenti che per i professori. Ritorno naturalmente a l'ambasciatore Marrapodi ha parlato di Erasmus. L'Africa partecipa attivamente al programma Erasmus, ora Erasmus Plus, e riceve sostegno anche ai suoi ricercatori nel quadro delle azioni Maria Sklodowska-Curie. Nel quadro di Erasmus c'è un'azione specifica che si chiama Erasmus Mundus, per la quale ho avuto il piacere di lavorare molti anni a Bruxelles e che proprio ha lo scopo fondamentale di sostenere la creazione di master congiunti tra università europee e non europee e attribuisce borse di studio anche di una importante qualità a studenti che vengono a studiare in Europa per periodi di studio abbastanza prolungati. Con l'Africa abbiamo lavorato e abbiamo dato oltre diverse centinaia di borse di studio a studenti che venivano in particolare dall'Etiopia, il Ghana e la Nigeria, questo a partire dal 2014 fino ad oggi. Ma siamo anche consapevoli che uno dei rischi
inerenti all'attribuzione di borse di studio a giovani studenti africani e anche ad altre parti del mondo è quello di generare, di comunque in qualche modo produrre la temuta fuga di cervelli, il brain drain. Il programma Erasmus ha inserito proprio al suo interno delle clausole, delle caratteristiche per cui si prevede che gli studenti, una volta studiato in Europa, avendo acquisito delle nuove competenze, delle nuove esperienze, e lo stesso gli europei quando vanno in Africa a studiare, ritornino comunque alla loro università di origine. E inoltre Erasmus affianca la sua attività anche a un'azione di capacity building, di appunto costruzione delle capacità che possano rafforzare anche la qualità e l'attrattiva delle università africane, nonché la creazione di opportunità di lavoro per i giovani nel loro paese d'origine. Tutto ciò rientra in quella logica di cooperazione tra pari che è sottesa a tutte le politiche esterne dell'Unione Europea e ha come finalità ultima la trasformazione proprio di questo concetto di brain drain in un concetto di brain circulation, una circolazione dei cervelli che permette un arricchimento reciproco fra i paesi che ne fanno parte. Inoltre, da non dimenticare, e qui concludo, è un'altra azione che l'Unione Europea ha portato avanti all'interno proprio del programma Erasmus, che è quella di un programma di mobilità accademica intra-africana. Quindi l'Europa sostiene anche proprio la mobilità all'interno dell'Africa, tra università dei diversi paesi, proprio per in qualche modo sottolineare questa volontà di accrescere le capacità e le competenze delle università dell'Africa e favorire quindi il programma Erasmus, che ha avuto molto successo, che ha dato la possibilità a 9 milioni di giovani europei di spostarsi dalla sua nascita nel 1987 fino ad oggi, dare questa possibilità anche all'Africa di creare un circolo virtuoso di mobilità all'interno del continente. Mi fermo qui, mi auguro vivamente che eventi come quello di oggi possano contribuire a rafforzare ancora di più i legami tra istituzioni e individui dei nostri continenti per un arricchimento mutuo e una sempre maggiore comprensione reciproca. Vi ringrazio e buona continuazione. Grazie, grazie Vito, e prendiamo anche questa tua disponibilità anche per il sostegno e per costruire insieme iniziative future e i follow up di questa di questo forum di oggi. Chiamerei ora il direttore generale di ICROM, professor Weber Ndoro. Weber, as it usually happens, those who speak at the end, they have to be somewhat smarter than the others, because since we are running behind the schedule and we're running out of time, we hope that you can give your message really using sort of TV broadcasting time. Okay, I'll try to do that, and thank you for giving us this opportunity. And I want to say that, as we all know, ICROM is a standard-setting organization, particularly in the field which it is mandated for, which is capacity building in the conservation of cultural heritage. And therefore, this meeting is very much within the objectives of ICROM. The cooperation with universities is important in several ways. We believe that universities contribute to capacity building in many ways. Universities can also deepen research. And as we all know, our continent, Africa, requires that we deepen research, particularly in the conservation of our cultural and natural heritage. I would also want to say that there are also two important areas which we need to emphasize. The first one is the networking and exchange of knowledge. I emphasize that because our Italian friends have developed knowledge in the conservation of cultural heritage for many years. And these universities in Italy have been researching on these topics for many years. We want that research to also go to the African continent so that we can also begin to conserve our heritage, benefit from it as an economic asset as well. I would also want to emphasize the fact that creating democratic spaces on the African continent is key.
and universities can play a part in doing so. And doing so also means that we can have more heritage which is going to be promoted. Some of you might say, we have rectors from different institutions, some of them dealing with veterinary science, agriculture, and so forth. And you say, but why are we talking about cultural heritage? I think all these fields are very relevant because they all aim at trying to improve human well-being. And culture is at the basis of all human well-being. And therefore, we welcome this cooperation. And as I have already indicated to my colleagues when we discussed this, ICROM is ready to work with you, particularly in our new program for Africa, Youth, Heritage, and Africa. There are three main areas there where we see the role of universities, both from Italy and on the continent. We have heritage hubs, and again, I want to emphasize, we are already beginning discussions with Cape Town University. We are also having discussions with the university in Benin and also in Egypt, where we want to develop some of these hubs. We are also going to be having training courses. We want these training courses to be incorporated in the teaching of universities, courses on how museums, archives, and places like that can contribute to economic development on the African continent. And we also want to have courses on World Heritage nomination. I pointed out during our discussions that Italy has 54 World Heritage sites. Africa, or Sub-Saharan Africa, has 94. And remember, Africa has 55 countries. So Italy could give each African country a site. But we don't want you to do that. What we want you to do is help us nominate sites. We have 11 countries in Africa with no site on the World Heritage List. We look forward to Italy to help us in that area. I just want to end by thanking the Italian government, particularly the Minister of Foreign Affairs, for all the cooperation we have had with ICROM for many years, and we look forward to that cooperation in the new program. I also want to thank Teramo University for organizing this conference. I think it's the beginning of greater cooperation, not just with ICROM, but with the universities in Africa and heritage institutions in Africa. Grazie. Grazie, thanks. Thanks, Professor Ondoro. Lasciatemi dire che il Professor Ondoro è arrivato a Roma circa un anno e mezzo fa, ha preso la direzione dell'ICROM, che è un'organizzazione internazionale che ha sede a Roma da, adesso a memoria non lo so, confesso, ma credo sia che comunque è una delle più antiche, saranno credo 50 anni, che 70? 60, ecco, infatti io 50, 60, 60 anni. E il professor Doro ha preso la direzione dell'istituto un anno e mezzo fa e sta veramente rivoluzionando, sta riposizionando ecco, l'istituto con molte iniziative, acquistando visibilità, mettendoci moltissima energia. Quindi vorrei intanto complimentarmi con lui per quello che sta facendo e visto che è un uomo che mette energia nelle cose che fa, invitarlo. Noi siamo disponibili come struttura, come Ministero degli Esteri, credo anche gli altri ministeri, sono certo anche gli altri ministeri interessati a sostenere l'azione dell'ICROM in tutto il territorio nazionale proprio per favorire quei partenariati di cui parlavamo prima, o meglio quel concetto di partenariato. Per cui Weber conta veramente su di noi per questa attività. Chiederei ora alla professoressa Maria Chiara Malaguti dell'Università Cattolica di Roma di raggiungerci. E Maria Chiara, abbiamo parlato di
sistema universitario italiano, di visione europea, di quello che fa l'ICROM. Abbiamo parlato di capacità e soprattutto necessità di investire, di fare di più, di fare da catalizzatore per le attività di sviluppo. Tu stessa credo conoscevi già l'ICROM, hai potuto vedere in qualche modo la rinascita, il rilancio dell'ICROM in questi ultimi tempi. Che spazi vedi? Cosa possiamo fare di più? Come possiamo lavorare meglio con le università? Grazie. Sì, io percepisco la tensione dell'attesa, soprattutto da lì si sente tantissimo, quindi in pochissimi secondi, insomma, cerco di mantenere la vostra attenzione. Se mi permettete, abbiamo tanto parlato di strumenti, ma noi in questi giorni abbiamo parlato anche tanto di contenuti, che sono i due elementi chiave. Per chi era già qui giovedì si ricorderà che l'elemento principale di tutto questo era: siamo in un cambiamento d'epoca. Ora, il cambiamento d'epoca è sempre e solo un cambiamento culturale. Le cose cambiano, cambia la tecnologia, è quello che volete, ma è la cultura quello che fa il cambiamento d'epoca. E per cambiare bisogna conoscere. Non puoi cambiare il reale se non lo capisci e non lo conosci. Ed è così che hai poi nuovi parametri. E devo dire che quello che noi abbiamo cercato di fare, noi intendiamo il gruppo degli universitari africo-italiani, è stato esattamente quello di andare alla ricerca di nuovi modi di cooperazione, non solo come strumenti ma anche appunto come contenuti. È stato intitolato Heritage non per caso, è stato intitolato Cultural Heritage e anche natural, ma come uno dei nostri ospiti ha detto ieri in modo molto chiaro, non esiste natura senza cultura. È un concetto culturale anche quello della natura. E quindi abbiamo considerato che ci deve essere collaborazione, cooperazione, ma una sfida vera per nuovi parametri di conoscenza che derivino anche da nuovi parametri ed insieme. Heritage ci significa anche fondamentalmente giovani e scambio intergenerazionale. Un elemento fondamentale è che siamo in situazioni dove abbiamo delle sfide di conoscenza enormi, i nostri giovani devono essere molto più coinvolti da questo, ma la cosa fondamentale è che ci deve essere uno scambio intergenerazionale. Una delle cose che è stata considerata da coloro che vivono in Africa è che molti di loro in passato hanno studiato in Europa. Molti di loro che sono qui presenti hanno studiato in Europa. E qualcuno ha in modo provocatoriamente fatto la domanda: ma signori, dopo la vostra generazione, che cosa ci avete lasciato per i nostri giovani? Che cosa dobbiamo riuscire a fare per i nostri giovani qui? Ed ecco, ed è su questo parametro che noi abbiamo cercato di lavorare. Quindi che cosa si può fare? Per noi europei l'Erasmus ha fatto vera cultura. Uno forse dei limiti che abbiamo dell'Erasmus è la non stabilità in qualche modo delle cooperazioni. Quello che noi cercheremmo in qualche modo di fare è provare a fare nuove scuole, se detto sintesi dei saperi, ma forse qualcosa di più, vere e proprie tentativi ed esercizi di mettere insieme le discipline. Noi abbiamo lavorato, non è stato detto per chi non era presente, ma le persone che sono venute qui vengono da formazioni culturali completamente diverse. Abbiamo dei veterinari, dei biologi, dei linguisti, dei filosofi, abbiamo veramente e ovviamente persone che si occupano di beni culturali, cioè è stato un esercizio che voleva andare oltre la collaborazione specifica Africa-Italia, ma verso proprio la ricerca di modi veri di collaborazione. Allora, prendendo la provocazione di Giorgio, cosa possiamo fare? Io vi dico quello che cercheremo di fare noi, nel senso che sicuramente cercheremo di portare avanti questo tipo di esercizio. Ciascuno di noi nei nostri atenei cercherà sicuramente di fare convenzioni, progetti.
noi nel nostro piccolo e coloro che stanno, che seguono un poco il pensiero, diciamo, di Monsignor Leuzzi, sapete che qui c'è a San Gabriele c'è un santuario, nascerà un centro, sta nascendo un centro che vuole essere di dialogo col mondo universitario su queste sfide, cioè non più cose, diciamo, non cose classiche, ma un tentativo di rimettere in discussione tutte le premesse, e in questo ci sarà sicuramente anche la componente, diciamo, Africa, cioè il fatto di allargare l'esercizio nostro è nazionale, ma tenteremo e come anche di renderlo anche internazionale. E come si usa sempre in qualunque cosa dove ci sia di mezzo anche Monsignor Leuzzi, quando si finisce una cosa si annuncia subito l'inizio di quella dopo, perché da domani mattina tutti voi, chiunque sia in questa sala, da domani mattina ha un'altra cosa da fare. Allora io vi annuncio che il 19 ottobre noi partiremo con un'iniziativa di questo centro che abbiamo intitolato Allargare gli orizzonti della carità, però carità, signori, intesa di senso laico, carità vuol dire dialogo, carità vuol dire ascolto, carità vuol dire appunto nuovo modo di confrontarsi con gli altri. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, non ho voluto sovrappormi a quello che ho sentito dire da altri, ma c'è tanto da fare, e se non lo facciamo noi che siamo universitari e che abbiamo scelto a un certo punto di occuparci dei giovani e della cultura dei giovani, non credo veramente chi altri possa farlo. Quindi speriamo che da domani si ricomincia sulle stesse tematiche e dallo stesso modo. Io così concluderei. Posso chiedere solo una cosa? No, Maria Chiara, non andare. Io approfitto, ti faccio un'altra domanda. Ma c'è un motivo per cui approfitto. Intanto, tanto lavoriamo insieme da molti anni, conosco bene Maria Chiara. Io vorrei notare una cosa, che a parte le poche rettrici delle università africane che abbiamo visto stamattina firmare la dichiarazione, poi sul podio ci siamo alternati soltanto uomini. E Maria Chiara invece è l'unica, secondo me è ancora troppo bassa la presenza delle donne in questo tipo di attività, mentre potrebbero dare dovrebbero avere uno spazio maggiore. Quindi il contributo delle donne come motore di sviluppo in questa cooperazione universitaria, ci lasci una tua riflessione su questo? Lo faccio anche molto volentieri, perché dirò delle cose che forse sembrano banali e non c'è niente di offensivo assolutamente nei confronti degli uomini, assolutamente. Però è vero che io lavoro da tanti anni con Giorgio e lavoro anche tanto per la Banca Mondiale, quindi vado tanto in giro e vedo tante realtà. E io devo dire, le donne sono fondamentali per tante ragioni, ma una di queste è anche perché fin da bambine siamo abituate prima di tutto ad avere un senso del reale molto forte e poi di provare a risolvere i problemi, nel senso che per forza di cose devi gestire una famiglia, devi gestire una qualunque situazione, lo fai con estrema umiltà e, se mi permettete, più delle volte mettendoci un passo indietro rispetto agli altri. Cioè, se vuoi seriamente risolvere i problemi, devi aiutare senza necessariamente farti vedere in prima fila. Credo che chiunque sia madre sa benissimo che l'elemento fondamentale, se tu devi mandare avanti i tuoi figli, lo devi fare senza essere tu in prima fila, appunto ascoltando. Io non sto assolutamente dicendo che i padri non hanno queste caratteristiche, ma quando tu vedi le donne anche nelle realtà molto piccole provare a collaborare, perché riescono di più? Perché sono più affidabili per questo. Perché siccome bisogna mettersi a tavola e mangiare due volte al giorno, molte volte, e in molte società in particolare, è la donna che con assoluta semplicità ed umiltà cerca di portare a casa il mangiare per due volte al giorno.
vi giuro, ho la consapevolezza della banalità della cosa che dico, ma è di nuovo una questione culturale. Quindi assolutamente le donne sono fondamentali. Alle donne vengono date minori opportunità. È vero che il mondo sta tanto cambiando e in tante zone del mondo il mondo è tanto cambiato. In altre le opportunità sono bassissime, perché si vedono dei certi contesti culturali dove è chiaro che la donna ha bisogno dell'autorizzazione della famiglia per fare qualunque cosa. E quindi non è la donna che studia, non è la donna che per prima inizia. Noi non abbiamo avuto tempo in realtà di discutere i nostri passati con le altre persone, con le altre donne che erano in questo convegno. Non abbiamo avuto il tempo materiale di farlo. Ma immagino che se ascoltate le loro testimonianze sono in grado di dirvi assolutamente lo stesso. O hai la grande fortuna di nascere in un contesto molto privilegiato, e allora ce la fai anche tu come donna, o se no ci sono delle enormi difficoltà. Sono però finora le più affidabili, e da quello che ho capito io, e parlo per l'Italia, anche a livello universitario i risultati migliori, questo lo dico in modo volutamente provocatorio, sono normalmente le donne quelle che le ottengono. Quindi mediamente le medie universitarie sono migliori nelle donne che negli uomini. E guardate, però io davvero dico queste cose sempre senza, io non mi definisco una femminista tra virgolette, perché credo che già questo sia discriminatorio, cioè il fatto che ci sia bisogno di chiamarsi in un qualche modo. E credo che lo dico senza voler dire niente di male nei confronti degli uomini, al contrario. Hai dato la stura e hai ottenuto la risposta. Mi dispiace, te la sei voluta. Ma io sapevo di poter fare questa domanda, perché io ho 3 capi ufficio su 6 capi ufficio, 3 sono donne, quindi mi sentivo legittimato. Io credo che noi, per quanto riguarda il nostro panel, ci fermiamo qui, mi pare che siamo nei tempi, restituisco il microfono al Presidente. Grazie anche per questo tono umano dell'intervento ultimo di Maria Chiara Malaguti. La professoressa Paola Inverardi, che non è stata presente, per un disguido sembra non abbia ricevuto l'invito, e me ne scuso profondamente con lei, tanto più grave perché si tratta di un rettore donna e tra le poche allora che hanno questa carica e questa funzione. Ora concentriamo l'attenzione sulle prospettive di impegno, cioè una piccola inversione rispetto al programma stampa, e pregherei il rettore dell'Università di Teramo, che ci ha ospitato, il professor Dino Mastrocola, di venire al podio. E per lui un ringraziamento davvero particolare per l'impegno suo personale e di questa università, che con tanto successo ha concorso a gestire e gestito questa iniziativa molto complessa. Abbiamo tutti avvertiti tutta la difficoltà di organizzare lavori paralleli in tante sessioni, la efficacia delle strutture, dell'organizzazione, le strutture fisiche che hanno agevolato molto il nostro lavoro, ma soprattutto lo spirito di amicizia, di colleganza, di accoglienza e l'apprezzamento che tutti abbiamo per il lavoro scientifico, l'impegno formativo e l'attività che viene svolta nel terzo settore. Abbiamo tutti colto un'apertura alla società, una piena collaborazione. Davvero il ruolo dell'università in una comunità è esaltato dall'Università di Teramo. A lui la parola. Grazie. Grazie Presidente, inizio veramente con i ringraziamenti a lei personali per le sue parole che porterò nel cuore, lo dico con viva sincerità. E grazie per l'apprezzamento, l'apprezzamento è per un lavoro comune, quindi anch'io ho dei doverosi ringraziamenti da fare, quindi comincio con Monsignor Leuzzi e con la Curia in generale per aver voluto
aver voluto portare il forum nella nostra città e nella nostra università. Vi ricordo che il forum nasce quando non avevamo la fortuna di avere Don Enzo come nostro vescovo, quindi nasce a Roma, e non era così scontato quindi questo passaggio. Quindi grazie per questa scelta. E grazie a chi in questi giorni è stato dietro le quinte, che però senza il loro lavoro non saremmo riusciti a fare nulla. Si citavano le 14 sessioni parallele, 14, enfatizziamo il numero, e quest'anno abbiamo visto che sono state tutte veramente partecipate. Era una scommessa e penso che la scommessa sia stata vinta. Ovviamente è stata vinta sia per i contenuti delle sessioni stesse e anche per come sono state organizzate. Ovviamente un ringraziamento di cuore va a tutti i relatori che in molti casi insomma si sono sobbarcati un viaggio anche lungo per venire a Teramo, e ringrazio singolarmente ognuno di loro per il prezioso contributo che ha dato a queste giornate. E poi le sessioni plenarie, quindi, che hanno fatto partire il convegno e quindi lo chiudono oggi, e sta per arrivare quindi anche un ringraziamento al Presidente del Consiglio, che ci vuole onorare della sua presenza, così come per le altre autorità. L'altro aspetto importante, quindi un evento nell'evento, è stata la conferenza dei rettori africani. Anche loro vorrei ringraziarli uno per uno per la loro disponibilità e soprattutto, come dicevo prima, per il prezioso contributo che hanno voluto portare. Perché parlavo di evento? Avete visto prima la sottoscrizione della carta di Teramo, quindi è un documento importante e impegnativo per tutte le università. Quindi un ringraziamento particolare va al professor Rugge, quindi al magnifico rettore Rugge, che è il delegato della CRUI per l'internazionalizzazione e che ha subito accolto e sposato questo progetto, quindi l'intenzione è il coinvolgimento di tutte le università, quindi grazie ancora. In questi giorni penso che si sia dimostrato che il passaggio da una cultura della cura e della riparazione a una cultura della prevenzione è possibile non con le singole discipline, ma soprattutto con le interazioni tra le varie branche del sapere, cosa che anche questo abbiamo dimostrato in questi giorni. Quindi siamo pronti ad una nuova sfida per il nuovo forum, di cui non dirò nulla perché lascio la parola poi a Monsignor Leuzzi, e siamo pronti però a continuare con questo approccio interdisciplinare e multidisciplinare, e quindi penso che sia una delle frontiere del sapere attuale, del sapere futuro. È stato citato prima, sono state citate le mission dell'università. Spendo solo qualche parola su quella che chiamiamo la terza missione. Ormai sembra una mission consolidata, ma fino a qualche anno fa non lo era, che poi di fatto si traduce semplicemente con un'interazione molto stretta con il territorio. La vostra presenza, quindi la presenza del territorio, quindi ognuno di voi rappresenta una piccola fetta o grande fetta di questo territorio, stanno a dimostrare
dimostrare che questo approccio è un approccio, vincente. Torno alla conferenza dei rettori, dicevo è un primo passo che però abbiamo parlato spesso di epoca, quindi deve inaugurare una nuova epoca di interazione e di collaborazione fatta soprattutto di rapporti one to one e soprattutto di collaborazione reciproca. La carta di Teramo ha un elemento fondamentale, che non dobbiamo più parlare di aiuti, ma dobbiamo parlare di cooperazione per lo sviluppo. Mi fanno cenno che devo interrompere, quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo forum, che ovviamente si svolgerà di nuovo in questa aula. Grazie. Il nostro programma prevede ora un intervento di Monsignor Leuzzi, che vedo peraltro impegnato nell'accoglienza. Sta arrivando il Premier. Da questo momento in poi non è più possibile muoversi per il protocollo di Stato, quindi bisogna che prendiate tutti posto e poi non ci si può più muovere. Grazie. Noi siamo obbedienti secondo il costume che è richiesto e ci avviamo alla conclusione di questi nostri lavori. Le parole che abbiamo ascoltato riguardano prospettive di impegno, ma le prospettive di impegno hanno in qualche modo solcato tutti i lavori di questi giorni. Anche negli interventi precedenti abbiamo potuto verificare come vi sia la esigenza di porre in evidenza le iniziative che già le università hanno al loro interno, hanno nella collaborazione tra università italiane, hanno nella collaborazione con università di altri paesi, basate peraltro molto sull'iniziativa personale dei docenti, e questo lo spirito che anima anche la ricerca e l'originalità dell'azione dei singoli, che poi determina anche l'atteggiamento delle istituzioni. L'esigenza che si è manifestata è quella di fare un passo avanti, anche in chiave organizzativa. Abbiamo ascoltato come uno dei passaggi rilevanti è quello che va dal gemellaggio, spesso di carattere formale. Quante dichiarazioni di intenti troviamo nei consigli di amministrazione delle nostre università e destinate assai spesso a rimanere appunto una intenzione, non una realtà operativa. Il partenariato è qualche cosa di più impegnativo, può riguardare la ricerca, che oramai non è solamente ricerca di una singola università, lo avvertiamo anche nei finanziamenti che sono destinati a ricerche che coprono non solamente più ambiti, ma le energie di diversi centri nazionali e internazionali. Lo vediamo meno nel campo della formazione, nel quale si stimola piuttosto l'accoglienza di studenti che provengono da altri paesi. Probabilmente anche qui occorre, non dico invertire la tendenza assolutamente, ma all'accoglienza far seguire anche la migrazione della didattica, della formazione. Ricordo come ancora nell'ambito di centri di ricerca, nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, un grande uomo di cultura, Tullio Gregori, stimolava molto il sostegno e l'analisi, lo studio, per quello che riguarda la migrazione delle idee. Cioè non sono solamente le persone ad avere un dinamismo sul territorio, ma sono le idee ad avere un dinamismo nelle comunità. E questo è particolarmente importante
non solamente per quanto riguarda la diffusione della conoscenza reciproca, ma anche il progresso che è un progresso che o riguarda tutta l'umanità oppure crea condizioni di squilibrio che sono dannose. Abbiamo ascoltato oggi come l'università siano un luogo di dialogo, di libertà anzitutto, di costruzione della pace che si fonda sulla libertà e sul dialogo. Ed è questo un compito che riguarda l'educazione di singoli, ma anche la istituzione e le istituzioni. Credo che a tutto questo le università siano preparate, la loro storia ne è la dimostrazione, la loro accoglienza nel tempo, la libertà nell'insegnamento, il dibattito, la confutazione, perché no, delle idee, sono elementi che caratterizzano la evoluzione delle università, la stessa nascita e l'evoluzione delle università. È un impegno che credo i docenti hanno e manterranno. Queste iniziative sono iniziative legate al rapporto universitario, ma lasciatemelo dire per conoscenza, starei per dire storica oramai, all'impulso costante di Don Enzo, lo chiamiamo così, nella piccola cerchia di volontari che nel tempo lo hanno affiancato in queste iniziative, prima romane e ora felicemente abruzzesi. Anche qui un segno che riguarda i tempi, cioè la dimensione della cultura deve irradiarsi nel territorio e anche le realtà che possono apparire dimensionalmente più piccole sono dimensionalmente grandi per la originalità del pensiero e l'energia che possono sprigionare. Abbiamo sottolineato, abbiamo sentito come questo sia il secondo forum internazionale del Gran Sasso. Ci attendiamo il terzo, che credo Monsignor Leuzzi avrebbe annunciato, e che è destinato al giugno del prossimo anno. Oramai giugno è un mese che possiamo barrare in alcune date nelle nostre agende per impegnarci in questo lavoro. Un ringraziamento particolare, personale, ma di tutti noi, va ai carissimi, uso questo termine, colleghi delle università africane. È un rapporto che è davvero importante. Ricordo personalmente come ho avuto dei bravi studenti provenienti da alcuni paesi africani che nell'ambito della mia disciplina hanno studiato e direi mi hanno insegnato la evoluzione costituzionale dei loro paesi, talvolta nel passaggio dall'autoritarismo alla democrazia e anche attraverso competizioni o lotte interne significative, tenendo conto di quella che è la evoluzione dei loro ordinamenti. Ora questo è un elemento di soddisfazione e per me personalmente un elemento di particolare soddisfazione vedere come oggi con la firma di questa dichiarazione si sottolinea l'importanza della formazione dei giovani per il cambiamento. I giovani sono il futuro e la responsabilità della formazione dei giovani è una responsabilità dell'istituzione universitaria ma nostra personale, personale di ciascuno di noi. Credo che ora avremo il piacere e l'onore di ricevere il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, un motivo di particolare soddisfazione per noi, ma deve esserlo anche per i colleghi africani. Significa che il nostro Paese, nelle sue istituzioni, e non solamente nelle università, ha una particolare attenzione, uno spirito di collaborazione, starei per dire di colleganza con i paesi africani.
non solamente per una vicinanza geografica, per una storia che talvolta è stata comune anche in tempi remotissimi, ma per un compito che il nostro Paese e i loro Paesi hanno nel contesto internazionale attuale. Chiudo così queste mie parole e attendiamo l'arrivo del Presidente del Consiglio. Sono 20, diventa solo 20. C'è delle cose organizzative da dirci, Don Emilio ce le può dire. Ah, sì, sul forum del prossimo anno, lo precisiamo le date anche. Pensare a dare le date, no. Lo dice Don Emilio, ci dica le date, Don non Emilio. Non le sa Don Emilio. Le so. Se posso, una informazione molto pratica. Vi ho detto che il prossimo anno ci sarà nuovamente il Forum Internazionale del Gran Sasso, il terzo. Indicavo la data di giugno. Credo che non sia una indiscrezione, ma si possa anche invitare a prendere le nostre agende e barrare le date che vanno dal 18 al 20 giugno. È da un giovedì a un sabato, naturalmente ci sarà una notizia sul programma, credo che sia anche gradita la indicazione di qualsiasi tema che voi ritenete sia importante da trattare, perché come si suol dire, socializziamo questa iniziativa e chi si occuperà della organizzazione, della impostazione, dell'organizzazione dell'iniziativa potrà tener conto delle sollecitazioni che verranno proposte. Aggiungo che Maria Chiara Malaguti faceva riferimento a una iniziativa culturale ulteriore, e cioè la creazione, avendo come riferimento San Gabriele, la figura di questo giovane francescano che ha dedicato la propria breve vita alla carità, l'iniziativa di una qualche organizzazione che si impegni con stabilità nella promozione culturale. È uno dei compiti dell'università, ma è anche uno dei compiti, starei per dire, personale dei docenti universitari. Siamo impegnati nel terzo settore, non solamente come partecipi della istituzione, ma anche nell'attività personale. Avete tutti annotato in agenda, sì, le date del prossimo forum? La verità credevo che già fosse qui perché era dato le 11:50 come ora. Eravamo paratissimi su questo. Thank you.
che sarebbe venuto, sarebbe stato 5 minuti ad ascoltare e poi sarebbe intervenuto con te. Chiedo scusa per l'attesa prolungata, ma voi potete comprenderne i motivi. Nel frattempo potete anche parlare tra di voi, questo non è proibito. Nonostante venga il primo ministro, la libertà di espressione è ancora un principio costituzionale, quindi potete. L'unico problema è che non vi potete alzare. La sospirata attesa è finita, stanno arrivando.
chiedo scusa, ma è necessario prendere posto e sedersi. Solo lo staff può stare in piedi.
Abbiamo scoperto quanto è bello relazionarsi. Il Premier è arrivato. Quindi chi è in piedi deve prendere posto. Grazie. Su questo siamo campioni, possiamo dire con... Intanto chi ha fatto il classico liceo scientifico può esercitarsi, visto che siamo in tema di maturità, e chi si avvicina maggiormente alla traduzione perfetta vince una vacanza a Palazzo Chigi. Tra due minuti entra.
situazione del Paese. Sorvegliata. Ma Scrapola ha già parlato. Ha parlato, quindi parla di Luzio e parla di Scrapola. Ieri mi hai detto bene. Chiederò al rettore di porgere lui un saluto, esatto, come padrone di casa, chiederò per loro un saluto. Sì, loro poi... si vanno a sedere qua, loro si vanno a sedere sopra. Sì, perfetto. Dopodiché facciamo il racconto di conto e poi il rettore gli dà la cosa. Il rettore cosa gli dà? Ah, la carta. Sopportato perché l'impegno era di contingentare il tempo, di non mancare 45 minuti. Accogliamo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lieti della sua presenza in questa circostanza del secondo forum internazionale del Gran Sasso. Sì, dai a lui la parola dopo, sì. Che fai tu.
È un onore particolare per noi tutti la sua presenza, signor Presidente, ed è una sottolineatura dell'attenzione che il Governo ha, se non mi inganno, anche per il tema che viene trattato, la prevenzione via per un nuovo sviluppo. In questi giorni sono stati approfonditi molti dei temi che questa parola richiama, evoca, e solo per dare una indicazione dimensionale dell'impegno, al di là della stessa intensità di pensiero, di ricerca che ha coinvolto, ci sono state ieri 14 sessioni parallele nelle quali sono stati affrontati i diversi aspetti tematici e disciplinari. Ci sono stati 240 contributi tra relazioni e interventi e nei diversi luoghi, nelle diverse sessioni, hanno partecipato, si sono iscritti più di 150 colleghi e da segnalare la presenza anche delle istituzioni, di elementi della società civile, in un'ottica di un'università che si apre e che intende svolgere il suo ruolo nella terza missione, come si dice abitualmente. E questo è il risultato anche del lavoro di un comitato scientifico ampio, oltre 40 colleghi, e accanto ai lavori del forum inseriti nello stesso la presenza gradita, importante e impegnativa di 29 rettori di università africane, delle quali poi qualcosa si potrà dire. Credo sia giusto che una parola di saluto e di benvenuto le sia rivolto dal padrone di casa, dal rettore di questa università, e prego di prendere la parola. Grazie, grazie Presidente. Signor Presidente, il mio personale benvenuto, ma il benvenuto corale della comunità dell'Università degli Studi di Teramo. Per noi, che siamo una piccola università, ma come mi piace dire, pensare, fortemente radicata sul territorio, quindi con uno sguardo molto forte sul nostro territorio, ma con un orizzonte verso l'internazionalizzazione, la presenza dei colleghi rettori africani stanno a dimostrare anche questo. Quindi un caloroso benvenuto e un benvenuto che è collegato al ringraziamento per la sua vicinanza dimostrata con la presenza oggi alla nostra istituzione. Noi in questi tre giorni abbiamo portato avanti i lavori del forum del Gran Sasso, che quest'anno aveva come argomento la prevenzione. Abbiamo discusso con relatori provenienti da diverse università, da centri di ricerca, ma anche dalla società civile, proprio per declinare il termine prevenzione nelle diverse branche della conoscenza. Però io ritengo che il completamento del percorso poi della prevenzione sia in qualche modo poi da affidare anche alla politica e alle istituzioni, insomma, quindi gli elementi conoscitivi e di riflessione possono essere in ogni caso da parte di esperti del settore, ma in ogni caso poi il compimento del processo, insomma, va attribuito a enti e istituzioni. Un altro elemento fondamentale, lo ricordavo prima, di queste giornate è la conferenza dei rettori africani e la firma della Carta di Teramo, un protocollo d'intesa che vuole gettare delle nuove basi per la collaborazione tra università, la collaborazione tra territori, collaborazione per lo sviluppo.
E quindi ringrazio personalmente uno per uno i colleghi che hanno portato il loro prezioso contributo alla discussione che si è svolta ieri, e ringrazio il collega, il magnifico rettore Fabio Rugge, che è il delegato CRUI per l'internazionalizzazione, quindi anche attraverso la sua presenza la vicinanza della CRUI e anche come dire, il riconoscimento di questo processo che parte oggi, un processo che deve portare, lo dicevo prima e concludo, a dei rapporti reciproci, perché non solo l'Africa ha bisogno dell'Italia e dell'Europa, ma a livello formativo e a livello di conoscenze e di competenze anche l'Europa e l'Africa hanno bisogno dell'Africa. Quindi da oggi partirà poi un processo che si articolerà in bilateral agreement oppure con accordi più ampi, che devono portare a una collaborazione più stretta a livello didattico. Penso ad esempio allo strumento del doppio titolo, a coinvolgimenti per i dottorati di ricerca. Quindi sono particolarmente felice e orgoglioso che l'Università di Teramo, la mia università, abbia potuto ospitare sia il forum, e sono convinto che grazie a Monsignor Leuzzi ci darà la possibilità di ospitarlo anche per l'anno prossimo, sia questa conferenza. E poi rimetteremo nelle sue mani il documento che abbiamo sottoscritto, Università Italiane, CRUI e 29 Università Africane. Grazie ancora. Grazie. Il dinamico promotore di questa iniziativa è Sua Eccellenza Monsignor Leuzzi, iniziative che partivano anche dall'attività accademica in Roma, della pastorale universitaria, ed è un impegno personale ma anche della diocesi e della Chiesa. In che senso? È remota la tradizione della Chiesa nella cultura, nell'università, nella nascita delle università, e questa collaborazione nella libertà, nella distinzione delle competenze, ma nella convergenza dell'impegno, trova significativa espressione anche oggi. Pregherei Monsignor Leuzzi di prendere la parola. Buongiorno a tutti. Siamo un po' tutti emozionati e anche un po' nostalgici, perché queste giornate sono passate velocemente. Forse vorremmo ancora continuare ad essere insieme, ma si conclude, però questo è il senso e il segno che abbiamo vissuto veramente tre giorni di grande comunione, amicizia, condivisione e desiderio di impegno per il futuro. E pensando a questa mattina, alla presenza qui del Presidente del Consiglio, vi ricordo che oggi la Chiesa celebra San Tommaso Moro, patrono e governante. Dunque questa coincidenza che il signor Presidente ha voluto essere con noi, è anche l'occasione per dire che noi preghiamo per tutti i governanti, sia per lei, così come per tutte le istituzioni qui presenti, perché questo è un momento importante di comunione, e devo ringraziare davvero tutte le autorità che hanno collaborato e che collaborano, questo clima di amicizia e di condivisione. Penso che oggi sia molto importante ritrovarsi insieme per dare testimonianza che possiamo camminare insieme. E quindi sono molto contento, signor Presidente, che lei è qui con noi, proprio nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità di San Tommaso Moro, patrono dei governanti. E proprio in questa prospettiva di comunione, di fiducia, di desiderio di fare un servizio sempre più qualificato per il nostro Paese, per la nostra diocesi, per la nostra provincia, io spero che la presenza anche del delegato della CRUI, dei rettori africani, della direzione per la cooperazione e i direttori dei centri di ricerca che sono qui nella provincia di Teramo, credo possa essere un'occasione questo evento di fare un passo in avanti nel nostro cammino, perché il tema della prevenzione, che all'inizio sembrava un po' un tema
quasi scontato, quasi un po' obsoleto, storicamente datato, invece si è rivelato un tema importante per rimotivare le tante potenzialità che abbiamo nel nostro paese, a cominciare qui da Teramo, ma nel nostro paese, perché abbiamo tutti scoperto insieme, lavorando insieme nelle varie sessioni, che la prevenzione significa progettare il futuro. Senza prevenzione, senza la cultura della prevenzione, non si può progettare il futuro. E allora mi permetto soltanto di elencare alcune questioni che sono emerse che possono essere di aiuto per il futuro. Innanzitutto la questione antropologica, da consumare a progettare. Ci siamo permessi di rilanciare questo tema e lo ribadisco, la cultura del consumo non è la cultura del progetto, non è la cultura della progettazione, e questo è un invito che parte da questo secondo forum. Poi c'è la questione culturale, sono emersi in più interventi, dalla informazione alla conoscenza, non basta più l'informazione. Purtroppo vediamo le nuove generazioni che sono un po' in difficoltà, hanno tante informazioni ma poca conoscenza. E questo è un impegno soprattutto per il mondo universitario, emerso anche questa mattina negli interventi precedenti. Poi c'è una questione sociale, dalla crescita allo sviluppo. La crescita non è sinonimo di sviluppo. Certamente nello sviluppo c'è la crescita, c'è la dimensione della crescita, anche economica, ma non è tutto. E credo che sono emersi indicazioni molto importanti in questa prospettiva. E poi la questione internazionale, la prevenzione per una via, per una nuova cooperazione. Io qui spero davvero, ringrazio l'ambasciatore Marapoli, il ministro degli esteri, per questa collaborazione, e l'ICROM, per questa collaborazione che abbiamo vissuto insieme dallo scorso anno, quando abbiamo festeggiato i 50 anni della presenza della Chiesa e di Teramo in Burundi. Io spero davvero che questa conferenza dei rettori africani possa costituire una nuova modalità di fare cooperazione. Mi permetto così con molta semplicità, dobbiamo superare l'assistenzialismo per avviarsi verso la promozione dei popoli. Dobbiamo lavorare per la promozione dei popoli. E dunque questo è un impegno che sta emergendo in maniera molto significativa. Ringrazio anche le autorità, le istituzioni accademiche italiane che sono qui presenti, di condividere, soprattutto non soltanto per una elaborazione culturale che promuova i popoli, ma soprattutto per la formazione di una nuova classe dirigente. E credo che senza questo impegno non si potrà creare una progettualità sociale, un impegno molto esigente, ma io credo, da ciò che ho visto in questi giorni, che ci sono tanti docenti, tanti direttori di centri di ricerca e tanta gente, tanti amici delle varie realtà sociali operanti qui nel territorio, che sono davvero disponibili a impegnarsi per la formazione di una nuova classe dirigente che sia capace di creare sviluppo in tutti i paesi. E poi infine mi permetto di ricordare che c'è anche una questione teologica, perché dobbiamo superare l'idea del Dio della previsione per passare al Dio della partecipazione. Ecco, vedo che si va sempre più sviluppando l'idea di cercare il Dio che prevede qualcosa di sempre più facile, di sempre più immediato. Credo che oggi nella società moderna, è riemerso anche questa mattina, Papa Francesco parla di cambiamento d'epoca, abbiamo bisogno del Dio che promuove la partecipazione, non il Dio della previsione. Tutti possono fare previsioni, ma noi abbiamo bisogno di un Dio che ci aiuti e che ci sostenga nella partecipazione. Per cui quando parliamo di prevenzione c'è anche il tema e la questione teologica, che non è marginale, ma che, come vedrete, sarà decisiva anche per il futuro, non solo del nostro paese, ma dell'Europa e del mondo intero. Ecco, sono alcune questioni che mi sembrano importanti, che sono emerse da questo dibattito e che faremo tesoro per proseguire, e sono convinto che faremo i prossimi atti del convegno, del forum, che certamente non sarà soltanto un libro, un volume come quello che è stato preparato per il primo forum, ma sarà, penso, un cofanetto, perché ogni sessione
preparerà gli atti, le proprie relazioni, i propri lavori. E allora, guardando al futuro, lo accennava questa mattina il magnifico rettore, ecco, il terzo forum. E il terzo forum avrà luogo l'anno prossimo, dal 18 al 20 giugno. Avrà come tema il secondo verbo del trittico, se ricordate, prevenire, investire, costruire. Qualcuno mi chiede sempre, ma perché questi tre verbi? Da dove nascono? Nascono dal capitolo 25 di Matteo. Allora, prevenire è la parabola, proviene dalla parabola delle vergini sagge e vergini stolte, e io mi auguro, ovvero, che tutti possiamo imitare le vergini sagge, a qualunque sia il nostro livello di responsabilità, e dunque spero, sono certo che nessuno di noi è fra le vergini stolte, tutti siamo insieme, in compagnia delle vergini sagge, e dunque vi auguro davvero che anche questa esperienza del forum possa essere per tutti una grande occasione per recuperare la saggezza di cui abbiamo davvero bisogno un po' tutti. E il tema, il secondo, investire, nasce dalla parabola dei talenti. Dobbiamo, il Signore ci dà tanti doni. Ieri abbiamo anche ascoltato anche il professor Zamagni che diceva la responsabilità non è soltanto per ciò che faccio, ma anche per ciò che non faccio, che avrei dovuto fare. Ecco, credo che su questo il tema investire sarà un'occasione per tirar fuori anche tante potenzialità che abbiamo dentro di noi e che tante volte, mi permetto di tornare sul tema, con l'urgenza di consumare subito e tutto e subito ci impedisce di valorizzare talenti che abbiamo non solo per noi ma per il bene del nostro paese, delle nostre comunità. Dunque l'appuntamento è per dal 18 al 20 giugno del 2020, anche l'anno in cui celebreremo il centenario della canonizzazione di San Gabriele. Mi permetto anche di ricordare per i miei rapporti personali anche il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, è un po' il Papa con il quale ho avuto la gioia di poter collaborare, e allora sarà davvero il prossimo anno un'occasione per promuovere sempre di più l'impegno di collaborazione di servizio. E naturalmente, nel salutare ancora una volta gli amici rettori dell'Africa, spero che questa esperienza dell'Africa possa allargarsi al Mediterraneo. Penso che il Mediterraneo rappresenta davvero il luogo dove la cultura mondiale ha preso origine, ha dato un contributo fondamentale per la crescita dell'umanità. Io spero che il prossimo anno il tema di investire per una nuova progettualità possa coinvolgere le università africane, ma di tutto l'intero Mediterraneo. Ecco, io davvero ringrazio tutti, il magnifico rettore ha già fatto i ringraziamenti a tutti gli amici che hanno collaborato, alcuni in silenzio, penso alla segreteria del rettorato, la curia che hanno lavorato in silenzio per permettere di vivere insieme un'esperienza che vi confesso non avrei pensato che potesse realizzarsi, non dico perfettamente perché non c'è mai la perfezione, ma certamente in un clima di grande condivisione. Ecco, sono passati 3 giorni, sono volati, dunque c'è un po' di amarezza che dobbiamo tornare, però questa è la vita, e dunque anche se saremo lontani, però saremo uniti in un impegno che penso questo forum, secondo forum, ha posto nei nostri cuori un servizio sempre più disinteressato e qualificato per il nostro paese, a cominciare dalla nostra diocesi e dalla nostra provincia. Grazie di cuore, ancora grazie signor Presidente per essere qui con noi. Grazie. Professor Mastrocola ha fatto riferimento alla dichiarazione di Teramo che ha per oggetto investire sui giovani per il cambiamento. Nel corso della sessione di stamane Giorgio Marrapodi, direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo, ha raccolto la firma dei rettori che hanno aderito a questa dichiarazione. Prego di prendere la parola. Sì, grazie. Beh, credo, io direi che passiamo direttamente adesso il magnifico rettore dell'Università di Teramo, il professor Dino Mastrocola,
consegnerà la carta di Teramo al signor Presidente del Consiglio dei Ministri, il professor Giuseppe Conte. Presidente, questa è la carta di Teramo firmata da tutti i rettori. Professor Giuseppe Conte, mi permetto di chiamarlo così, oltre che Presidente del Consiglio è un accademico, è professore, come tutti sappiamo, di diritto, quindi dedicato alla ricerca scientifica, alla didattica e mi permetto di dire che è di casa in università, è di casa, se il Rettore me lo consente, anche in questa università. E credo quindi che possiamo permetterci di chiedere di intervenire su un tema che è tema delle università, perché prevenzione significa prevenire, significa quindi prevedere che cosa fare, quali azioni compiere. Questo richiede conoscenza e richiede competenza. E conoscenza è il ruolo della ricerca scientifica, competenza è il ruolo della formazione. Noi ci attendiamo dal Presidente Conte delle parole che ci vengono rivolte, direi con il retroterra della sua cultura, ma nel suo ruolo di Presidente del Consiglio che onora questa nostra cerimonia conclusiva. Grazie. Grazie a tutti, Presidente Mirabelli, grazie a lei per avermi introdotto e per aver presieduto questo consesso. Se mi permettete, ho un po' di esperienza per i forum scientifici e l'esperienza qui mi induce subito a valutare una bellissima atmosfera, quindi immagino abbiate passato veramente dei momenti di confronto molto stimolanti. Saluto il Sindaco D'Alberto, il Presidente della Provincia di Bonaventura, il Presidente della Regione Marsilio. Ovviamente ringrazio il magnifico Rettore Mastrocola per questa ospitalità e per aver avuto la magna parsa nell'organizzazione di questo evento. Saluto il Sua Eccellenza, Monsignor Lorenzo Leuzzi, di cui conosco bene la generosa, sapiente disponibilità, sensibilità, sia per la cultura, sia per iniziative concrete. Saluto tutti i magnifici rettori presenti, sia italiani, e do veramente un caloroso benvenuto come Presidente del Consiglio dei Ministri a tutti i magnifici rettori degli Atenei africani. Devo confessare che forse è la prima volta che vedo così tanti rappresentanti di Atenei africani in un unico consesso, in una singola occasione, quindi vi ringrazio anche per questo e tengo veramente a sottolineare questa circostanza. Complimenti davvero. Saluto infine anche, rivolgo un caloroso, affettuoso saluto a tutti gli accademici presenti, ai docenti, molti dei quali sono colleghi e anche amici, vedo l'amico Vincenzo Cerulli Irelli qui in prima fila, e saluto ovviamente tutti gli studenti e tutti i gentili ospiti. Sono davvero lieto che questa mia presenza qui coincida con questa iniziativa scientifica, col secondo forum internazionale del Gran Sasso sul tema della prevenzione, una via per un nuovo sviluppo. È un evento che è stato organizzato, dicevamo, dalla università e dai centri di ricerca dell'Abruzzo, dalle varie università, dalla diocesi di Teramo e Ate, ha permesso di realizzare
un fecondo dialogo tra mondi apparentemente distanti, se non quantomeno un primo sguardo eterogenei. In realtà, se osservati con una prospettiva di più ampio respiro e soprattutto una prospettiva di più lungo periodo, sono mondi che intercettano traiettorie culturali affini, in quanto radicati tutti in una dimensione profondamente antropologica. Il tema della prevenzione, con riferimento alla cultura del territorio, alla custodia della nostra casa comune, così si esprime Papa Francesco nella Laudato Si, è un tema che esalta nella misura più intensa la dialettica tra Homo sapiens e Homo faber. I poli di questa dialettica afferrano due dimensioni entrambe qualificanti dell'azione umana, entrambe essenziali. L'essere umano è infatti da una parte naturalmente orientato alla conoscenza, alla ricerca, e dall'altra è proiettato verso la realizzazione di opere, di progetti, è mosso in virtù di una, direi, insopprimibile pulsione originaria a trasformare il mondo, partecipando così a un'opera di creazione continua, incessante, segno del dominio che riesce a esercitare sulle cose. Nell'opera di prevenzione, queste due dimensioni dell'Homo sapiens e dell'Homo faber si fondono. Studio e progetto, teoria, dottrina e iniziative concrete si mostrano necessarie entrambe, imprescindibili. Senza la sapiente combinazione di questi elementi si perderebbe prospettiva. Si finirebbe quindi, anche se animati dalle migliori intenzioni, per soccombere davanti alla forza straordinaria e per certi versi terrificante della natura. Le università, i centri di ricerca sono dunque chiamati a collaborare con i tecnici, con gli organismi preposti al controllo del territorio in un sistema integrato che sappia coniugare la dimensione più teoretica con l'attuazione pratica delle analisi compiute, in una prospettiva capace di offrire una visione di prospettiva. Ho ribadito in diverse occasioni che dobbiamo assolutamente adesso lavorare per potenziare il sistema della ricerca, ricerca teorica e ricerca applicata, e l'intero sistema della innovazione. La ricerca rappresenterà, è una promessa che ho fatto, ma una promessa per la cui realizzazione stiamo già lavorando da diversi mesi, rappresenta uno dei pilastri di questa nuova fase di governo, la quale ha avuto inizio dopo l'approvazione dei provvedimenti a più rilevante impatto sociale ed è una fase che adesso è orientata soprattutto alla crescita. Dicevo, ho già avviato alcune iniziative in questo senso, ma ritengo che sia giunto il momento di imprimere un decisivo impulso su questo versante. Non solo. Credo che sul modello di alcuni istituti di eccellenza già esistenti, il nostro Paese dispone di un strutturato e articolato panorama di centri di ricerca. Anche qui abbiamo laboratori del Gran Sasso di eccellenza, abbiamo anche dei nuovi modelli di istituti di ricerca che sono, come dire, dei modelli molto stimolanti. Penso all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, penso al Centro di Ricerca sul Genoma che ha sede a Milano. Ebbene, noi dobbiamo potenziare queste strutture di ricerca che orientano le loro attività, soprattutto quelle che, per rimanere qui al tema, alla scienza della Terra, allo studio del territorio e dei fenomeni atmosferici. In questo modo è possibile far convergere sinergicamente, perché si possa far sistema, quindi si possa potenziare lo sforzo compiuto, le migliori risorse umane verso indirizzi utili al benessere e allo sviluppo integrale della persona. Sì, perché non bisogna poi perdere di vista. Tutti i nostri sforzi sono sempre, debbono essere finalizzati, orientati alla tutela della persona, al rispetto della persona. Se noi perdiamo questo obiettivo finale,
ci concentreremo ad esempio sulla crescita e sui dati economici che vanno assolutamente tenuti in conto. Ci concentreremo, quando ragioneremo di economia, sulla finanza, ma perderemo di vista che tutti i nostri sforzi, tutte le nostre iniziative e anche l'azione di governo non può che mirare a offrire benessere, alla tutela della realizzazione, la promozione della realizzazione della persona. Come massimo responsabile dell'azione di governo, quindi, mi impegnerò nella realizzazione di questo ambizioso obiettivo, che io ne sono certo è alla nostra portata. Nello stesso tempo, però, chiedo l'aiuto leale e responsabile di tutti i soggetti coinvolti. È impensabile che pure io dall'alto delle mie responsabilità e il governo dall'alto delle sue responsabilità possa perseguire questo obiettivo se non si dimostrerà capace e se non avrà l'ausilio e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. Cooperazione e dialogo sono essenziali in quanto leve motrici di una progettualità non puramente astratta ma concretamente orientata a una dimensione pratica. Confesso un profondo senso di disagio nel parlare di temi fortemente connessi alla prevenzione del territorio in una regione come questa, così gravemente colpita negli ultimi anni da eventi sismici particolarmente cruenti, che ne hanno segnato in profondità il paesaggio, alterandone l'originaria conformazione, che hanno deformato sino a sfigurarlo il tessuto antropico di queste terre e il loro patrimonio storico e artistico, che soprattutto hanno sedimentato nelle coscienze dei suoi abitanti, oltre al dolore per vite violentemente spezzate, un senso di precarietà, di sfiducia e a tratti anche a volte di disperazione, che ancora oggi sentimenti questi e sensazioni che non si sono dissolte. L'opera di ricostruzione dopo i mesi dell'emergenza è certamente lunga, si prospetta complessa, ma non è tollerabile procedere a ritmi che risultano oggettivamente incompatibili con l'esigenza ormai indifferibile di offrire a coloro che oggi, non domani, ma oggi, abitano questi splendidi territori, dicevo, offrire loro la possibilità, il diritto, il pieno diritto di recuperare un'esistenza normale quanto più simile a quella che è stata loro ingiustamente sottratta. Non possiamo permetterci di attendere oltre, di indugiare oltre. Il 3 giugno ho incontrato i vescovi delle aree terremotate del centro Italia, era presente anche Monsignor Leuzzi, i quali mi hanno rappresentato anche dal loro punto di vista svariate esigenze specifiche, tra cui la necessità di emanare l'ordinanza attuativa per il secondo piano di ristrutturazione dei beni culturali delle zone terremotate. Ho avuto rassicurazioni che lo schema di ordinanza, che ora mi risulta alla vostra attenzione, quindi in attesa del vostro parere, verrà approvato, dovrebbe essere approvato in via definitiva nei prossimi giorni, nella cabina di coordinamento che il commissario straordinario convocherà. I vescovi però, manifestando una profonda sensibilità pastorale, mi hanno anche restituito la condizione di disagio, ne parlavo prima, vissuta dalla popolazione, che ancora non vede all'orizzonte alcuna autentica prospettiva di ritorno alle loro case, in borghi che siano finalmente restituiti alla loro vita civile, sociale, familiare, culturale. Nel decreto legge, cosiddetto sblocca cantieri, lo abbiamo appena convertito ed ora è legge dello Stato, e nel decreto legge cosiddetto crescita, che adesso è stato approvato da un ramo del Parlamento, il Senato, e adesso dovrebbe a breve essere approvato anche dall'altro ramo, dalla Camera, sono state inserite misure urgenti che intercettano le richieste, i bisogni di queste popolazioni, come segnalati anche dai rappresentanti degli enti locali e delle regioni coinvolte. Abbiamo introdotto un articolato corpus di norme di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali,
di sostegno all'opera della ricostruzione, benefici fiscali, incentivi vari. I comuni interessati sono stati autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per accelerare anche le tante pratiche burocratiche che consentiranno una più tempestiva, una più celere ricostruzione. Siamo intervenuti per assicurare la manutenzione ordinaria, straordinaria delle strutture di emergenza, le cosiddette casette. Mi sono personalmente impegnato affinché, pur in un quadro di finanza pubblica complesso, delicato, fossero implementate in sede di conversione alcune misure. Molti interventi sono stati definiti in modo coerente, in modo compiuto, qualcuno in modo parziale, altri ancora non hanno trovato ingresso all'esito della discussione parlamentare né in questi decreti legge. Occorre fare di più, ma soprattutto, al di là delle ulteriori misure che potremo adottare anche in successivi provvedimenti, è necessario procedere con determinazione all'opera di ricostruzione che fino ad oggi, ripeto, ha conosciuto ritmi troppo rallentati. Mi appello quindi a tutte le autorità coinvolte affinché si possa dare il massimo impulso all'attività di ricostruzione, cercando quanto più possibile di ascoltare le popolazioni locali e le comunità locali, di intercettare le loro esigenze e di rispondere profondamente alle richieste loro avanzate. Il tema della prevenzione, però, declinato in questa dimensione di cura e di attenzione, evoca un altro tema a me molto caro, quello della responsabilità, che è una prospettiva che dischiude una dimensione etica molto profonda, molto spesso colpevolmente trascurata. In epoca moderna, nella nostra vita culturale, il diritto, l'economia, la politica si sono venute definendo e sviluppando nel corso dei secoli, separandosi dall'etica. La mia personale convinzione è che l'abbiano fatto per rivendicare non solo una sorta di gelosia e di orgoglio dei confini, ma anche per, nel caso soprattutto del diritto, dell'economia, rivendicare con una maggiore ambizione pretese di scientificità. Occorre invece recuperare, io penso, e l'ho anche scritto, la dimensione dell'etica. E oggi ricordiamo, mi ha fatto piacere che Monsignor Leuzzi abbia ricordato la figura di Tommaso Moro, perché Tommaso Moro è una figura molto interessante, un pensatore molto interessante, martire della riforma protestante, si è caratterizzato, ma qui non parlo solo delle sue opere, ma parlo proprio del suo vissuto, per il primato della coscienza morale. Di fronte alle responsabilità della politica, alle responsabilità quindi che la conoscenza, le scelte cognitive a cui ci espongono, lui ha afferrato e ha rivendicato il primato della coscienza morale. Ebbene, dicevo, la dimensione dell'etica presuppone, soprattutto per chi ha responsabilità di governo, il dovere di orientare la propria azione al perseguimento del bene comune, delle generazioni presenti, di quelle future, nella consapevolezza, l'ho più volte ricordato, che noi non siamo proprietari di questo pianeta. Dobbiamo solo custodirlo per lasciarlo, non peggiore, ma se è possibile migliore, a coloro che verranno dopo di noi, che non sono delle persone astratte che non ci riguardano. Sono i nostri figli, i nostri nipoti. L'attenzione a una prospettiva quindi di crescita equa e sostenibile, inclusiva e quanto più possibile diffusa, rappresenta l'orizzonte ideale al quale tendere. Il tema dei cambiamenti climatici, che è solo una delle molteplici questioni riconducibili alla dimensione di una crescita a misura d'uomo, è ormai all'attenzione delle istituzioni nazionali, delle istituzioni europee e sovranazionali. Giovedì, ne abbiamo parlato proprio al Consiglio europeo, abbiamo affrontato il tema espressamente dei cambiamenti climatici, anche con riguardo all'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050.
e sicuramente ci sono diverse sensibilità. Nella discussione sono emerse diverse sensibilità, perché vedete, quando si afferra un obiettivo, l'obiettivo può essere chiaro, ma perseguire poi quell'obiettivo e affermare il primato del raggiungimento di quell'obiettivo richiede dei costi, significa operare delle scelte. Quando si ragiona di un obiettivo come quello della neutralità climatica entro il 2050, significa per molti paesi che ad esempio sono un attimo rimasti indietro, elaborare delle strategie di politica industriale molto ben precise, che hanno un costo economico e quindi anche sociale non indifferente. In contesti come quello sovranazionali, in sistemi integrati come quello dell'Unione Europea, possiamo anche lavorare alla cosiddetta burden sharing, alla condivisione di questi costi. Ma ci deve essere consapevolezza che obiettivi di questo genere non possono essere raggiunti in una visione isolata. Nessuno Stato può farsi monade, lavorare per se stesso. Se lo sforzo non è integrato, chiaramente non avremo nessun effetto nell'ambito dei cambiamenti climatici. E dovremo confrontarci con attori globali, perché siano tutti i più importanti attori globali sensibilizzati verso questa medesima prospettiva. La crescita economica quindi non può essere considerata sufficiente per favorire una vita felice. Occorre guardare ad altri indicatori: la sostenibilità, la protezione dei beni comuni, la salute, la qualità dell'esistenza, la tutela del paesaggio, l'accesso alla cultura, al godimento della bellezza naturale e artistica di cui l'Italia è così ricca, il diritto allo studio e alla salute. È anche per questa ragione che io ho appena costituito una cabina di regia sul benessere, che affiancherà, ma non come consulenti che sono lì e ogni tanto verranno coinvolti laddove ci sia qualche decisione particolare da prendere, ma per integrare le loro riflessioni, per mettere a disposizione le loro competenze, le loro sensibilità costantemente nell'azione di governo. Quindi è una prospettiva, se mi permettete, sembra così la solita cabina di regia, invece è una prospettiva rivoluzionaria, perché significa che io come decisore politico, significa che i miei ministri, che ovviamente fanno parte del gabinetto, che contribuiscono a realizzare quotidianamente l'azione di governo, a declinare l'azione di governo, saremo costantemente chiamati a confrontarci con le ricadute che sul piano sociale, sul piano personale, alle nostre azioni di governo. La prospettiva di uno sviluppo autenticamente umano muove dal riconoscimento che la persona umana è titolare fin dalla nascita di diritti imprescrittibili, inviolabili e indisponibili, che lo Stato riconosce e tutela. E quindi al riguardo considero di grande valore, non solo simbolico ma anche sostanziale, la firma che adesso è stata acquisita alla carta di intenti della conferenza appunto dei rettori delle università italiane e la conferenza dei rettori delle università africane. È per me motivo di grande onore e grande orgoglio ricevere questa carta, la custodirò preziosamente, perché se mi permettete conferma anche la naturale vocazione di apertura dell'Italia, nazione proiettata sul Mediterraneo nei confronti del continente africano. E il Mediterraneo, questa apertura al Mediterraneo significa apertura a un crocevia plurisecolare, ultramillenario, di civiltà, cultura, è un luogo di confronto, è un luogo di dialogo. E ho sempre guardato a questa prospettiva con estremo interesse, a quale ho riservato un'attenzione particolare, favorendo il rafforzamento di un proficuo partenariato ormai pilastro della nostra politica estera. È un partenariato tra uguali, però, perché il partenariato, perché si è partner se si è su una posizione paritaria, si è partner se si superano modelli di cooperazione del passato, si è partner se c'è una parità di chance, di opportunità a tutti coloro che sono partecipi, a tutti i soggetti
che sono partecipi di questa iniziativa. D'altra parte, nelle sfide che si presentano nello scenario globale, l'Africa costituisce un'assoluta priorità per l'Italia, sotto molteplici profili, non solo geostrategici ed economici, ma direi proprio culturali. Ecco perché è importante la vostra presenza. Perché io dico sempre, viaggiando, ormai ho collezionato in un anno di governo all'incirca 38-39 missioni all'estero, ho girato il mondo, si può dire, non è una formula di stile, ho sempre rivendicato, molte di queste sono state missioni di sistema, quindi ci sono stati forum economici, ci sono stati incontri con centinaia di imprenditori in alcune di queste occasioni, ma ho sempre rivendicato il primato delle reazioni culturali. Anche laddove gli scambi commerciali sono intensi o laddove vanno intensificati perché sono insoddisfacenti, ho sempre rimarcato l'importanza degli scambi culturali a livello di università, di centri di ricerca, perché ho sempre detto, ad esempio, anche le nostre scuole. Io mi emoziono quando posso visitare scuole italiane o sapere che in qualche paese si studia la lingua italiana, e reciprocamente ovviamente, perché questo significa che si pongono le premesse, si costituisce, si pongono le basi, un humus che porterà tantissimi frutti, perché consentirà di conoscere meglio reciprocamente le rispettive culture, di rispettare le rispettive identità culturali, e sono convinto che queste sono le migliori premesse per intensificare, rendere ancora più produttivi anche gli scambi poi sociali ed economici in particolare. Il futuro dell'Africa, ne sono convinto, è anche il futuro dell'Europa. Per questa ragione occorre investire al suo sviluppo socio-economico, che è anche la via per combattere le cause che spesso riguardano anche noi europei, delle migrazioni irregolari. Non dobbiamo trascurare però, anche in questa prospettiva, appunto l'attenzione alla cultura, primo e più potente fattore di emancipazione e di abbattimento delle disuguaglianze. La cooperazione in Italia da sempre, e sarà stato sicuramente ricordato nelle sessioni di questo forum, sostiene istituzioni, enti, nella programmazione e attuazione di adeguate politiche di formazione, avvalendosi di collaborazioni con le più importanti università italiane. La carta di intenti, e mi avvio a concludere, che è stata sottoscritta, riconosce che educazione, dialogo, ricerca rivestono un ruolo primario nella salvaguardia e nel rispetto del patrimonio culturale, del patrimonio naturale di tutto il mondo, e questa carta riconosce che l'educazione è essenziale per la promozione della persona, per promuovere uno sviluppo sostenibile. Proprio nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, le due conferenze dei rettori ritengono infatti essenziale lo scambio di esperienze e di visioni, reputano prioritario investire nei giovani, nei nostri giovani, impegnandosi in un maggiore loro coinvolgimento in tutti i settori e soprattutto nella partecipazione ai processi decisionali. Sia le istituzioni italiane sia quelle africane sono dunque invitate ad adottare le misure necessarie per facilitare lo sviluppo dei curricula legati alla salvaguardia del patrimonio naturale, culturale, al fine di assicurare il riconoscimento dei titoli sia in Africa sia in Italia. Io posso assicurare, questo posso farlo senz'altro, il mio personale apporto, mio personale ma anche dell'intero governo, alla dichiarazione, e garantisco che mi attiverò in ogni sede possibile per il raggiungimento degli obiettivi di uno sviluppo integrato e sostenibile al servizio della persona, colta nella concretezza della sua esistenza, in qualunque parte del pianeta si trovi a radicare le proprie abitudini di vita. Grazie a tutti.
Grazie signor Presidente per le sue parole di apprezzamento e di sostegno. Grazie a quanti con il loro lavoro hanno consentito lo svolgimento di questo forum. Grazie a voi tutti che avete partecipato, o meglio realizzato questo forum. Un grazie particolare a coloro che sono venuti da paesi lontani, ai rettori delle università africane. A tutti un buon ritorno e un arrivederci al giugno del prossimo anno. Si chiudono così i lavori del secondo forum internazionale organizzato.